Bentornati, rieccoci di nuovo qui, non finiscono mai queste live, vero? No. Abbiamo di nuovo con noi Emanuela Marmo, l'organizzatrice del festival. Sì, per mettere alla prova la vostra resistenza alla bestemmia. H24. Vabbè, ma quello come cioè alla bestemmia, di bestemmia, casomai. Hai ragione, mi correggo sulle la prova di bestemmia. Prova di bestemmia. Avete presenti quei campionati che devi baciarti per, non so, 20 ore di seguito, 10.000 ore di seguito, per bere birra oppure mangiare chili di pizza? È una prova di resistenza. Noi dobbiamo fare una prova di resistenza. Ci mancava un torneo del genere al nostro festival. Potremmo organizzare un torneo di bestemmie. Io quella mia l'ho già creativa, sparata, ormai è inflazionata la mia. Per la prossima edizione dobbiamo pensare ad una cosa del genere, cioè una prova di resistenza, quanto una persona può resistere bestemmiando, capito? Flusso continuo. Uguale a quando fanno e le fanno le prove tipo di preghiera o le tornei di mantra, no? Noi potremmo premiare la bestemmia più creativa, ovviamente sponsorizzata dalla bestemmia palindroma, che è la bestemmia perfetta, la conosci sicuramente. Sì. Oppure le bestemmie chilometriche, quelle che giravano sui filettini audio nei primi 2000. Con la voce quella robotica. Esatto. Sì. Sai cosa? È mancata questa cosa al festival. Ma sai cosa manca davvero a questo festival? Non ci ho pensato mentre venivo a Roma a recuperare, perché ho detto, orca madonna, i Profilax / Sanculamo, cazzo, e Christian Ice. Tra l'altro sono anche in contatto con Christian Ice perché ho fatto la sigla del canale mio vecchio. È vero. Cioè simboli, i padri, sono i simboli della... Sì, sta a morire tanto. Sì. Canale Morente, sì, cioè. Ma erano proprio i padri. Ma io dico questo: che noi dobbiamo annotare tutto quello se che andiamo è mancato. Sulla Marmo, gentilmente, vai. Primo piano. Ma fatti cazzi vuoi. No, te lo dico io, fallo. Ho fatto già, rompi i coglioni. Vai. Comunque questa regia che viene dall'alto e che non accetta di essere governata dal basso è proprio una cosa insopportabile e non va per niente bene. No, infatti, ma poi è in altezza perché lui in realtà è un nano nella vita e si è dovuto metterli in alto perché così troneggia, capito? Allora, stavo dicendo, e non amo essere interrotta, neanche inquadrata in primo piano che si vedono le rughe. Però questo, vabbè, ve lo perdono. Allora, stavo dicendo che va benissimo notare quello che manca, perché ovviamente con tutto il successo che ho avuto, tutto l'odio sociale che è stato manifestato contro di me da destra a sinistra, io non posso che reiterare questa cosa e rifarla. Ora devo scegliere la città, perché Napoli è bruciata, sul andato. Ora vediamo a quale altra città possa andare a rompere le palle. Milano. Ma io vorrei fare così, che mi faccio guidare proprio dallo Spirito Santo, mi bendo, poi con una... Funziona così, tu fallo. Allora, prendi... Faccio così? Sì, e io faccio lo Spirito Santo. Fai lo Spirito Santo. Occhio che l'ultimo con lo Spirito Santo ha messo incinta qualcuno, quindi... Porco Dio. Mi sembra che abbia scelto Milano. Vero? Funziona? A Milano però vengo vestita da Maronna e basta. Sì, perché mi sembra giusto fare un elogio alla Madonnina. Non credo che la esportare... colgano. Ah no? A Maronna e basta, a Milano. Va bene, ma voi milanesi dovete pure un po' allargare i vostri orizzonti verso culture un po' più vernacolari. Siete però troppo milanesi voi di va Milano. Va bene anche a Milano, poi bisogna chiudere il trittico a Roma, per forza. Certo, sì. Vicino San Pietro, possibilmente. Sì. Però Roma... diventa una manovra di accerchiamento. Sì, esatto, capito? Allora, le cose più belle a Roma le ha fatte il male. Cioè, io ho invidiato tantissimo, non faccio mai questo gioco, se fossi nata nel passato, mi piacerebbe essere nata negli anni tot. Però devo dire che quando Vincino mi ha raccontato questa cosa, che poi ha raccontato anche in una pubblicazione, forse una delle più recenti, prima che morisse, io ho proprio invidiato il gruppo creativo del male, perché non era soltanto una rivista. Loro facevano tantissimo situazionismo. Sparagna, per esempio, è stato in prigione per vilipendio della religione. Cosa facevano? Vendevano l'acqua della piscina del Papa.
Wojtyła era cioè, un papa atletico, prima no? Di Belle Delfine, quindi, capito? Quindi sì, la comunicazione puntava molto questa cosa sul papa figo, sul papa atletico. Loro vendevano, però in piazza San Pietro, cioè la cosa bella è che loro questa cosa l'hanno fatta, in piazza San Pietro hanno preso un banchetto e vendevano l'acqua della piscina del papa. Ma era la vera acqua della piscina del papa? No. È quello che l'ha fregato, perché non hanno diviso gli introiti. Post advertising. Molto, molto divertente. Sicuramente la bancarella piena di suore all'acquisto, sono sicuro. Sì. Ma secondo me anche pieno di preti. Sì, dici, eh? Potrebbe essere. Io credo che con quell'acqua ci hanno fatto tanta roba tante persone, secondo me. Comunque, a Roma loro hanno fatto, secondo me, veramente di tutto, di più. Sarà molto difficile reggere quel confronto, però posso anche dire che del male le nuove generazioni sanno poco, quindi potrei anche rubare le idee e proporle come innovative e rinverdire. O farlo in maniera trasparente, ispirata al male. Che così nessuno gli può dire, ho è detto una io. Sì. No, ma scusa, ispirata al male è un po' equivoco. Già suona bene. Si vende da solo. Sì, ispirata al male. A proposito di ispirazione al male, non abbiamo detto i partner. Giusto. L'unico che non li ha letti, aspetti, io l'ho letti. Io l'ho letti. Ah, li devo leggere io? Tocca. Ok. Mi fate fare una cosa da persona educata, ringraziare. Allora, ringraziamo il Comune di Napoli che poverini stanno rispondendo soltanto a lettere infamanti, in particolare il Palazzo Nazionale che sto dicendo, il Palazzo delle Arti di Napoli, il PAN, perché loro veramente stanno soffrendo molto insieme a noi, l'Anificio 25, UAR, Atheist Refugee Relief, One Law for All, io di questa organizzazione mi piacerebbe potervi dire qualcosa, Iniziativa Laica, Ex Musulmani d'Italia e d'Inghilterra, Ciurma Pastafariana, l'ex Asilo Filangieri che è stata la prima casa ad ospitare gli eventi che al PAN non potevo fare più, Micromega e Meleam. Una storia molto carina, questo sostenitore del progetto, perché loro si occupano di sanificazione dei locali e il PAN mi aveva fatto sapere che la sanificazione dei locali doveva essere un mio obbligo e quindi anche una mia spesa. Ho saputo questa cosa a Ferragosto, ero disperata perché ovviamente avevo pochissimi soldi. E dicevo a me stessa, se devi anche pagare la sanificazione di 700 metri quadri di sale espositive e vai in bancarotta. E quindi feci tutta una ricerca e contattai questi tizi, ai quali raccontai quello che dovevo fare e gli chiesi un preventivo amichevole. Fatemi un preventivo onesto, vi voglio pagare, però siate veramente molto onesti. Sono stati così onesti che mi è arrivata una lettera in cui mi hanno detto che in ragione delle finalità filantropiche dell'iniziativa avrebbero sanificato i locali gratuitamente. Wow, grandi. Cioè, infatti li ringrazio davvero tanto. Abbiamo dei media partner, Mocap Magazine, scenecontemporanee.it, Paese Sud, Gufetto e La Testata Magazine. La Testata ci sta dando grandissimo supporto nelle serate, il fine settimana precedente a questo, ci hanno fatto compagnia nei talk show, nel concerto, la presentazione del cortometraggio di Ogre e hanno intervistato un po' tutti gli ospiti. Credo che vi abbiano anche girato del materiale. Non so se siamo riusciti a farlo vedere tutto. Va bene. Però ce l'hanno girato. E poi... Aspetta, ce n'è un altro che ti fai, te le dimentichi. Ma come? Chi è che è venuto da Milano gratis? Di Rama SNC. Grazie mille, milanesi generosi che aiutano il sud in difficoltà. Ma perché sono mezzo napoletano? Perché sono di Roma. Hai capito? Noi siamo molto riconoscenti. Vi ricambiamo in seppole, tarallucci, il sacro tablet e spaghetti. Non so quanto cazzo costa. Il cascavolano, le madonne, quelle serie. E quelle tantissimi serie. Spaghetti. Bene, siamo qui per un motivo. Certo. Sì. Un festival dedicato alla blasfemia non poteva, non, signori e signore che ci state ascoltando, c'è un obbligo morale. Un festival dedicato alla blasfemia non poteva contenere un momento di autentica blasfemia. Quindi noi abbiamo deciso di eseguire qui davanti a voi un rito assolutamente blasfemo ed eretico. Perché? Perché io celebrerò un pastezzo
senza avere alcuna autorità per farlo. In quanto non solo mi sono spappata, ma non sono neanche più un ministro di culto. Quindi abuserò di un simbolo sacro, ovvero lo scolapasta, compiendo un grandissimo tradimento alle spalle della mia stessa chiesa. Ci piace. Questo passeggio non avrà alcun valore per la chiesa pastafarana italiana, ma un gran valore per questa serata. Obiezione. Accolta. Avete mai sentito parlare della famosa loggia massonica P2? Sì, un pochino. Qualche volta. In quale modo il materassaio, come lo chiamavano, Licio Gelli, è riuscito alle spalle dell'intero Grande Oriente d'Italia a inserire tutti questi massoni regolari senza che il Grande Oriente d'Italia stesso sapesse che erano massoni regolari? Come faceva? Questa cosa chiamata iniziazione in punta di spada. Andiamo nella storia. Quando, per motivi di guerra, per motivi di problemi, non è possibile riunirsi ufficialmente nelle tornate massoniche, un massone che ha il grado di maestro o comunque che ha determinata autorità, se gli viene permesso tramite patentini cazzi vari, può sul campo iniziare in punta di spada altri massoni anche se il rito non è fatto completo e non sono ancora stati registrati. E poi, finito l'iniziazione e tutto quanto, finita la guerra, ritornata la normalità, riunirsi e presentare come veri massoni fin dall'iniziazione in punta di spada quelle persone che verranno ufficialmente riconosciuti come tali da tutta l'intera massoneria. Pertanto quello che stai facendo non è un rito eretico, ma un'iniziazione in punta di spada come merito sul campo in linea con le tradizioni massoniche che sono collegate alla goliardia che in un certo qual modo sta ispirando questo festival. Me coglioni direi. Porca Madonna, quanto so figo! Da noi si dice come è bella girare frittate, cioè. In qualche modo va bene, abbiamo giustificato questo atto assolutamente. Quindi vale. Improprio e legittimo. E quindi vale. Mi dona lo scolapasta. Perfetto, per me. Perfetto. Allora, Bici. Siete pronti? Sì. Noi ci dovremo alzare. Ok. Signori e signore, frittelli, frittelle. Unti dal prodigioso spaghetto volante condito di sugo e polpette. Siamo qui riuniti per celebrare un sacro pasteggio. Seduti? Ma come in chiesa? In piedi. Seduti. E deciditi però. In piedi. Fate una giravolta. Destra o sinistra? Guardate in su. Troppe domande per un fedele. Guardate in giù. Molto bene. Date un bacio a chi vuoi tu. Anche qui. Ma che carini. Beh, Frittelli, siete giunti al cospetto di spappessa scialatella piccante prima. Con quale intenzione? Vai, comincio primo, io? Sì, con quale intenzione? Allora, visto che sono ateo e antireligioso, io entro soltanto per dimostrare che anche lo spaghetto non esiste. E come modo per farlo, io chiedo qui, seduta stante, una grazia allo spaghetto che se esiste mi deve garantire. Il potere di schiaffeggiare la gente attraverso l'internet. Come nome, quindi... Con quale nome ti presenti al cospetto di spappessa scialatella piccante prima? Nostromo Pacchero Quantito. Molto bene. E lei, frittello? Il mio intento è quello di mettere alla prova la tolleranza del prodigioso spaghetto volante, bestemmiando anche lui a non finire. Con quale nome, pastafariano? Cerco l'ispirazione, la rivelazione... Ce l'ho? Cardinal Porchetta Risorta. Molto bene. Frittello, con quale intenzione ti presenti a spappessa scialatella piccante prima? Diventare uno con lo spaghetto. Diventare uno con lo spaghetto. Madonna. Più alto, più elevato. Che intenzioni nobili, che intenzioni nobili. Io sono sicura che voi vi siete molto ben preparati per questo evento. Il nome, hai ragione, mi sono dimenticata. Ma devi sapere che io fallo. Esatto. Anch'io fallo, anche lui fallo. Io fallo moltissimo, fallo continuamente. E quindi in modo megalomane, spaghetto, ammiraglio, olio e peperoncino. Molto bene. Miei cari frittelli, prima di risvegliare il pirata interiore che è dentro di voi, io dovrei testare...
Io dovrei è vero. Io dovrei testare la vostra fede. È così, però. Attenzione, abbiamo una. Abbiamo un altro confrittello, futuro confrittello. Un altro ispirato. Vai. Un altro toccato dalle sacre appendici pappardellose del prodigioso spaghetto volante. Seduto. In piedi. Seduto. In piedi. No, vuol dire lei. Aspetta, infatti, già stai subordinando. Sei in subordinazione, non va bene proprio. Allora, frittello, parla con me che sono l'istituzione. Sì. Allora, con quale intenzione ti accosti a questo rito sacro? Voglio essere turpiloquiante per il resto della mia vita e non voglio che nessuno mi rompa il cazzo, quindi ti prego, spaghetto magnifico volante, dammi questa possibilità, fai questo miracolo. Con quale nome pastafariano? Capitan Rigaton Zozzone. Madonna mia, questo è l'unico nome che mi ricordo. Oh. Allora, voi vi accostate al pastafarianesimo senza fare catechismo, senza leggere il libro sacro. Sono sicura che conoscete a menadito i nostri 8 condimenti. Certo. Formaggio. Senza leggere? No. Formaggio, panna. Signori e signori, solo per voi e solo per oggi si sta per compiere un miracolo. Un vero birracolo. Adesso il prodigioso spaghetto volante penetrerà uno dei vostri corpi. Attenti, voi sentirete le sue sacre appendici che vi penetrano e lui parlerà attraverso la vostra bocca. Che godimento. Siete pronti? Sì. Dite un numero da 1 a 8. 5. 5. Vai. Birracolo! Il prodigioso spaghetto volante condito di sugo e polpette penetrerà il corpo di Luca. E per voi leggerà il quinto condimento. Senti che ti sta penetrando. Io preferirei davvero che tu evitassi di sfidare a stomaco vuoto le idee odiose, bigotte e misogine degli altri. Mangia e solo dopo prenditela con gli... Molto bene, assumete un atteggiamento contemplativo, adeguato, consono, abbastanza genuflesso, ma non troppo. Molto bene, benissimo. Io vi pastezzo nel nome della pasta, del sugo e delle polpette. Or, frittelli! Siamo frittelli! Or! Ramen! Quattro nuovi pirati sono tra noi! Molto bene. Adesso, voi non lo sapete, ma ci sarà una modificazione genetica del vostro corpo. Vai, voi, sì, man mano che passeranno i minuti, voi diventerete straordinariamente belli. Voi accrescerete in bellezza in un modo sconvolgente. Benderete l'occhio stolto, aprirete l'occhio dell'intelligenza e dell'ironia e così vivrete felici la vostra vita mortale. Subito, con effetto immediato. Funziona. Infatti io vi vedo bellissimi, di una bellezza irradiante. Lui cercava la prova, io lo vedo più irradiante, tu? Sì, vero, anch'io. Tu lo vedi più irradiante? Io lo vedo molto irradiante. Il potere del pacchero attraverso l'internet. Proviamo. Guarda uno in camera, cercalo. Guarda, punta in camera. Un tuo nemico. E dinne una. Dinne una di che? Di paccherata. No, il pacchero è proprio... No, lui vuole proprio uscire, tipo, capito? Prova. Alien dalla guarda, schiena. Hai presente con Curi quando spara attraverso la cornetta? Fissa in camera, vai. Fissa. Don Ravagnati, scelgo te. Sono partite. Un sacco di pacche. Sono partite. Ce lo sapremo quando vedremo se... C'è la prova video. C'è la prova video. Miracolo. No, io voglio vedere... Birracolo, il prodigioso spaghetto volante c'è. Le guance rosse arrossate. Esatto. Il prodigioso spaghetto volante c'è. C'è. Scusatemi. Io sono scettico finché non vedo, non credo. Adesso, con questi nomi gloriosi, voi dovete andare ad arrembare per il mondo, dovete essere dei pirati arrembanti e arrembare. Io arrembo benissimo. Tu arrembi? Sì, sì. Ogni tanto pure io, tipo io ammollo. Sì. Tu pure arrembi? È un dovere, okay. Se è un dovere. In toccia arrembi? Assolutamente. Perfetto. Ci sta. Bene, detto questo, siamo diventati pirati?
Ma sapete che stiamo riprendendo, siete in diretta? Ma va benissimo, vi stanno guardando, quindi se non volete far vedere, nascondetevi. Se no, va bene così? Vabbè, queste okay. sono... Allora, voi non sapete niente. Il bello della diretta. Ora vi dico io che cosa succede. Vai. Questi sono quelli che adesso dietro si organizzano per uccidermi. Esatto. Perché siccome ho compiuto un rito blasfemo, loro adesso vanno di là ed escono fuori con delle cucchiare con piene, stracolme di sugo, e con quelle proveranno ad affogarmi. Non lo vedrete in diretta. Omicidio per indigestione. Non lo vedrete in diretta, perché comunque loro non sono molto estemporanei, si devono organizzare, non sono attentatori e agiscono nell'immediato. Detto questo, io farei accomodare il nostro ospite. Sì. Sì. Ma abbiamo un problema tecnico. Non c'è un microfono. Bravissimo, okay. Dietro sul pezzo. Mi sacrifico? Ti sacrifichi? Mi sacrifico? Vai, mi sacrifico. Allora, sacrificati e valla a chiamare. Ok, allora vado. Sta di là? No, so dove cazzo sia. Della. No, sai chi è l'ospite? Sì. Porfirio Rubirosa. Porfirio Rubirosa. Scelgo te, Porfirio. Un attimo che mi smicrofono. Però lei è il cazzo del smicrofono. Infatti. Vai, lasciamo qui. Valla a chiamare. Ora, quali sono le nostre responsabilità? Che dobbiamo fare? Voi adesso dovete innanzitutto leggere il libro del prodigioso spaghetto volante. Che si trova online for free? Si pirata. Dobbiamo essere e dovete reali. Conoscere molto bene gli 8 condimenti, che a differenza dei comandamenti sono dei suggerimenti per vivere meglio. Quindi dovete assolutamente portare nella vostra vita gli 8 condimenti. E poi vi consiglio di leggere la pagina nella quale è descritto il comportamento del pirata. Cosa farebbe un pirata? Si farebbe un cicchetto, se non ha una nave se ne ruba una. Insomma, molti, molti consigli e molti suggerimenti utili per vivere meglio e non annoiarsi. Alcol per tutti. No, birra no, fa schifo, un alcol serio per gli adulti. La birra è delicazione, birra è birra a 16 anni. Alcol serio. Qualche cazzo te pare, alcol serio, ma non... No, io, per me va bene una birra. Ok. E io c'ho la nastro qua dietro. Ma che cazzo, qualcosa di dolce? Una frociata, come mi piacciono le cose alla fragola, non lo so, va bene. Fragola e mela sono le due cose, io ovunque vado, io un cocktail alla fragola. Mi guarda, ma no, sono serio, la fragola è buonissima. Sì. Però dura poco, una stagione, piccola quella delle fragole. Perché... Ma sono sempre stata amante delle fragole. Io. Ho capito, però se tu le chiedi fuori stagione, sono fragole insignificanti, devi essere esigente nei confronti delle cose che ti piacciono. Cioè la fragola sta solo ad aprile a maggio e tu te la devi mangiare solo ad aprile a maggio. Ma per me le fragole possono essere piccole, grandi, d'aprile, di maggio, d'agosto. La fragola è la fragola, è più un pelo di fragola che... Non sanno di niente a settembre le fragole, sono fragole. Ma è meglio, penso che ci sono alcune fragole che sanno di pesce, cioè... No, quando mai? Non ho mai assaggiato una fragola che sa di pesce. Te lo dico io che alcune fragole sanno di pesce, fidate. te lo dico per esperienza, quindi dipende... Aspetta, di che stiamo parlando? E come fai in quella occasione, in quella circostanza? Allora, dipende se è una fragola con cui ho confidenza oppure no. Se è una fragola con cui non ho confidenza, dici va bene, dai, mi sacrifico, perché alla fine comunque è per la causa. Cioè, se non lo faccio io, ma chi lo deve fare? No, cioè, qualcuno lo deve fare. Se invece è una fragola con cui ho confidenza, dico... Ah, ci siamo dimenticati a proposito di farci sciacquata prima di... E io ho fatto, vabbè, andiamo lo stesso e vado io a far dare il buon esempio. Hai capito? Senza dire però tipo guarda, ma c'hai un topo morto dentro, l'orto, cioè ti sono entrati, no, i parassiti nell'orticello di fragole. Allora devo oppure... dire questa cosa, perché è bene che voi sappiate questa cosa, ma succede anche a voi uomini, non sempre dipende dall'igiene ma da quello che si mangia. Sì. Allora io raccomando a tutte le persone che ci stanno ascoltando un paio quando coltivano le fragole un paio d'ore prima di un'unione erotica, di bere succo di ananas, di pera, di mela, perché il succo di frutta, soprattutto il succo di ananas, di frutta, sì, i succhi di frutta rendono dolci i fluidi corporali delle fragole, per esempio. Ma provo a chiedere io alla ragazza mia, io le dico guarda, beviti questo, faccio le prove. Sì. Proviamo anche con l'alcol. Evitare i succhi di frutta, il vino è considerato perché è frutta. Evitare di mangiare aglio qualche ora prima, che rende, certo, insomma, anche il sudore lo rende, certo, molto intenso. Il vino è uva. Però no.
No. No, ci vuole proprio la frutta, succhi di frutta. Rendono brodo, succhi di frutta. Dicono anche la stessa cosa con lo sperma. Ho sentito cose simili sullo sperma. Va nei due sensi, no? Sì, va nei due sensi. Quindi... Sì. Ma anche il sapore del sudore. Sì. È più acre, è più acido, a seconda di quello che mangi. Infatti, quando ero in India, che mangiavamo molto curry, il sudore, le scorregge e anche la piscia sapeva vagamente di curry. Credo, è come quando prendi un farmaco, c'è cioè la farmacocinetica interna. Gli asparagi carciofi, per esempio, ora lì entriamo proprio nel gusto personale, però gli asparagi carciofi a me piace l'odore che producono. Sì? Gli asparagi? Sì. A me no. A me sì. So gusti. Vieni. Vabbè, ma io sono un po' grezza, per esempio, a me le palle pellose piacciono. Cioè... Io me le rado tutte, invece. È stato declassato, mi dispiace, scusate, che ti faccia questa cosa. Invece senti molto di più, senti tanto di più durante il sesso orale. Ah, sì? Sì, sì, devo dire, i pompini che ricevi con palla rasata è molto meglio di quelli con palla pellosa, li ho provati tutti e due. Ah, no, questo è... Poi dipende dal gusto estetico anche dell'altro partner, quindi se il partner dice no, io lo voglio coi peli, io lo voglio senza i peli, allora aiuto, cioè, chiaramente si fa in due, è bello che ci diverti in due. Ho fatto apparire Porfirio, è qui dietro. Oh, però devo dire che la sensazione, cioè se io devo scegliere senza rasare, senti tutto di più. Comunque questa questione degli odori e dei sapori molto spesso non è igienica, cioè è bene sapere questa cosa, perché si potrebbe mortificare un partner per questo motivo, ed è alimentare, quindi bevete tanto, e bevete succhi di frutta un paio di ore prima. Può anche essere una questione igienica però, Può. Ricordiamoci, ci sono persone che sono delle latrine umane, allora questo, cioè, potevi farti una doccia. Nel caso delle donne dipende anche dalla fase del ciclo mestruale. Vero, vero, vero. Purtroppo vero. Ci sono dei momenti chimici proprio dell'ovulazione che alterano. Quindi è vero, invece la scarsa igiene dell'uomo te ne accorgi perché si fa tipo la scorzetta di formaggio tutto attorno, è una cosa terribilissima, e quindi quando stai lì che senti quel retrogusto un po' anche patinato proprio di consistenza, dici sì, ciccio, però cioè, la cosa che mi perplime è che non è che hai descritto semplicemente colore e consistenza, ma anche il gusto. Stai discriminando, cioè ricordiamoci Napoleone che disse alla moglie la famosa lettera: sto tornando, non lavarti. Ognuno c'ha i suoi. Dove c'è gusto non c'è perdenza. Voglio dire, era un imperatore e penso che poteva scegliere. Ha scelto male. Sono gusti. Sì, però appunto penso che dovremmo imparare su sta cosa della società. Ognuno facesse come cazzo vuole, ma sarebbe bellissimo. Oh, che ne so, ti piace farlo in un fienile? Ma fallo in un fienile e non rompere i coglioni alla gente. Prego, facciamo passare pure. C'era Porfirio da qualche parte? Sì. Dietro? Sì. Ma... Questi sono effetti speciali, non sono veramente... Chiamalo. ...presenti. Sono effetti speciali. Ma non lo vedo. Vengono da un altro mondo. Chiamalo. Lo microfoniamo? Vai, ci pensa. Oh, che bello. Ad YouTube. Mamma mia, quanto è bello. Bellissimo. Stylish, mi piace. Faccio quel che posso. Vai, ti monto. Porfirio, come sei bello. E poi dopo ma ti monto e ti metto anche il microfono. Comunque. Ah no, mi sono confuso, scusami. Ups. Grazie. Anch'io voglio un tagliere azzurro. Pensate che questo abito, l'ho letteralmente preso da un morto. Ah, con le mani tue? No. Non c'è gusto. È un morto, uno che è morto, poi la moglie mi ha detto se volevo qualche cosa, così, e quindi, come dire... E tanto è morto, quindi non ti fa un cazzo. Spogliato e... Sì, beh, come dire, figurativamente sì, comunque ecco. Ma col morto ci possiamo fare qualcosa la prima di seppellirlo? La camicia invece... No, la camicia l'ho comprata. E le scarpe? Le scarpe le ho disegnate io. Facciamo una stretta alla scarpa che facciamo vedere. Bellissime. C'è un negozio vicino dalle mie parti, insomma, che le disegni e poi te le fa. A pochissimi soldi poi. Tanta roba. Tanta roba. Così, cerco di, come questo dire... Questo dove? In che città? Io, per esattezza, abito tra strade sterrate e mulattiere a San Donà di Piave. Allora, io ti dico... Alla periferia dell'impero, cosa che peraltro mi piace. Ti commissiono... Allora, poi me la dici questa, perché io ho tanto desiderio di avere una scarpa a forma di zoccolo.
di zoccolo di capra. Ci sono, ah, ci sono, vabbè, su Wish. Vabbè, se, senza che la disegni, insomma, anche se prendi l'autostrada, la A28 per andare a Belluno, le trovi in autogrill. Ma la voglio, capito, proprio col gambale, col cosciotto, peloso. Ah, forse devi aggiungere delle parti. Forse devi andare in Texas. E poi, capito, voglio l'unghia o l'unghione della capra. Ah. Capito, una specie, lo devo, vuoi diventare una specie di fauno? Le voglio indossare durante i Saturnalia, che si festeggiano dal 17 dicembre più o meno al 31, e sono la mia festività, i Saturnalia, e quindi desidero indossare la pelle del capro, come così nasce la satira. Vabbè, bella sta gioco di parole, è bello. Un celebrante si travestiva da capro e attraverso l'invettiva, l'insulto, l'ostentazione oscena dei genitali allontanava, metteva in fuga le divinità malevole, quindi se la prendeva con le divinità cattive e fertilizzava la terra. È un po' tipo si dice, no? Tira più un pelo di figa che un caro di 100 uomini, spaventa più un pelo di cazzo che un caro di 100 soldati. Senti questa cosa, attraverso l'invettiva, quindi come metteva in fuga la divinità? Innanzitutto bellissimo l'idea che tu puoi insultare una divinità per liberarti di quella divinità. Quindi loro insultavano un dio considerato cattivo e lo mettevano in fuga come? A colpi di pesce e parolacce. Bello. Per lì. E quello se ne andava e il campo diventava fertile. Funziona così anche con Salvini? No. Dei no. Salvini non è una divinità, capito? Sì, quindi ma qualcuno ci ha provato? È quello, manca la parte. Siamo scettici. Prova empirica. Va bene, però noi qui siamo con Porfirio. E infatti, ma a questo punto io direi, visto che abbiamo un ospite, e non è un ospite, cioè qualunque, qualsiasi, anche un personaggio di un certo spessore, soprattutto collegato a un movimento culturale, anzi a un contromovimento, se vogliamo proprio dirla tutta, controculturale, controartistico, chiamato dadaismo. Nella declinazione lenonista. Noi siamo dadaisti lenonisti. Lenonista. Che deriva dai lenoni, quindi dai favoreggiatori degli amori illeciti, della prostituzione. Perché mi piaceva l'idea di associare dadaismo e lenonismo, quindi arte e prostituzione, alto e basso. E quindi un po' questo, diciamo, è il tutto. Gli amori illeciti sono solo quelli della prostituzione, non sono contemplati altri tipi di amori illeciti in questa visione lenonista? Ma non lo so, allora ti devo dire, come dire, la risposta più libertina sarebbe dire nessun amore è lecito. Invece mi piace pensare che tutti gli amori siano illeciti. Invece, perché, come dire, sono sempre molto forieri, almeno per quanto riguarda me, di grandi sofferenze, io ci soffro molto, no? E non, come dire, quando mi innamoro come dire, una discesa agli inferi. È un inferno per me proprio, ecco. E quindi, è come dire, proprio... Li trovo tutti illeciti nel senso, nell'accezione negativa, però dannosi. Come dire, sono molto utili così, perché poi scrivo almeno un paio di dischi per ogni amore, poi magari non pubblicati, e quindi niente, insomma, per me li trovo più illeciti che leciti. E mi piace pensare che lo siano, mi piace l'idea di essere prese con della hot stuff. E come, quindi, a parte l'accostamento, diciamo, sì, delle due parole, come si configura poi nella vita pratica? Ma sai, allora, mi piace, spesso mi hanno chiesto, ma come definisci il dadaismo tu? E io lo definisco come l'essere dove gli altri non credono che tu sia e il dire quello che non credono tu andresti a dire, che potrebbe essere ridotto semplicemente così, inscatolato in una definizione di un anticonformismo un po' così da supermercato. In realtà il fatto qual è? Che, come diceva Lacan, il matto, quando è diciamo inserito in una determinata schema, no? Diventa un qualche cosa di assorbito
dalla società, dalla... e quindi diventa innocuo, no? E un po' anche la stessa cosa dell'artista, no? Quando l'artista diventa come dire, è categorizzato, è quella cosa lì. Una cosa che mi ha colpito è quando dicono, a proposito anche della mostra, del festival, della mostra, quella al PAN, dicono: ma perché non vi siete limitati a fare quella cosa lì, a rimanere lì, a parte il fatto che lo avete fatto, ma anche, cioè, in generale il concetto è l'importante è che voi stiate lì. Cioè, quando fate le cose dovete essere là, no? In quel posto lì. E perché se uno vuole vedervi, allora viene a vedervi. Se invece non ha voglia, fa meno. Però, come dire, è molto limitativo, perché in realtà quello che consente l'evoluzione è proprio lo scontro anche che arriva in maniera molto indiretta. Per esempio, Bertrand Russell, in Autorità e Individuo, diceva che la cosa fondamentale per l'evoluzione è che ci siano cose diverse che si scontrino. Se invece è tutto un minestrone, no? Tutto indistinto, più o meno con lo stesso gusto, non c'è evoluzione. Poi, peraltro, c'è anche chi, come dire, è arrivato a ritenere che Russell fosse uno che dicesse: no, allora quindi quelli che stanno, che ne so, in Africa devono rimanere in Africa, quelli che stanno in Europa devono rimanere in Europa, perché così possiamo, come dire, rimanendo distinti, mischiare le cose. Adesso sono finito a fare dei discorsi molto... Beh, va contro l'ideologia del porno, allora, interracial, che invece ha proprio la finalità del mischiare le cose. Che è la possibilità, beh, della trasformazione. Esatto. A proposito di questo, per esempio, cito una bellissima canzone di ormai 30 anni fa, voi siete molto giovani, non la ricorderete, o non l'avete proprio vissuta, dei Jam Boy, in cui raccontavano appunto di questo... questo ragazzo che veniva all'interno di una della sua partner mestruata, e insieme, diciamo, creavano la salsa rosa. Beh, sì. Quindi un po' questa cosa qui è. E tra l'altro mi faceva prima dietro, quando ero dietro e sentivo che stavate parlando degli odori, delle, no? Degli odori anche intimi. Io così mi viene in mente che in realtà tu dici del fatto, dicevi Emanuela, del fatto che un succo di frutta, una cosa del genere, può essere la cosa più utile per eliminare, per esempio, il cattivo odore. Però io, per esempio, io consiglio, se mi posso permettere, per esempio, per l'uomo, se ha dei dubbi sul fatto che possa avere un odore poco accettabile, quando arriva così al momento dell'atto, di eliminare qualunque forma di preliminare, di petting, e andare subito al sodo, perché così poi appena infilato l'odore praticamente non come dire, va via, cioè nel senso si mischia, e quindi riesci a salvarti. È un escamotage molto utile per superare l'impasse. Beh, per carità. Ma che dispiacere. Io invece recentemente, devo dire, perché me lo ha consigliato dispiacere. Riccardo, io ho scoperto i piaceri del Magic Wand. È una cosa molto, molto interessante. Questa cosa qua, guarda, te la faccio vedere direttamente. È una bacchetta. Sì, però partiamo da lì. Questo potrebbe... Le donne urlano da morire, quindi te lo consiglio. Sì. Wand sex, così almeno. Immagini. Era nata come strumento per sciogliere i muscoli. Ho capito. Però si è posizionato questa cosa sia sul clitoride, ma ho visto anche sul frenulo e sulla parte bassa del tronco, quella a favore della donna, ma di quelle schizzate interessanti. E devo dire, consiglio l'utilizzo, perché è una cosa... Ah. E questa anche dice, se una... Allora, cominci col Magic Wand, allora ti scioglie un pochino, perché almeno... Per chi ha tipo... Magic Wand. Sì, è... E me l'ha consigliato Riccardo, tra l'altro. Ma non si però... riesce mai ad imparare. Sì, è stata una bella scoperta di quest'anno. È stato... Tra l'altro sapete che i sex toys sono una delle, in termini squisitamente commerciali, uno degli investimenti più proficui. Sapete che la media di rincaro della vendita dei, dei sex toys è di circa l'800%. Quindi è in generale un ottimo business. Se voi pensate, per esempio, che ne so, un imprenditore edile che costruisce un edificio ha un margine di guadagno di circa il 15%. Quindi, come dire,
il gioco vale sicuramente la candela. L'ideale è acquistare cose dalla Cina. Sapete quanto costa farsi inviare un container dalla Cina? 500 euro. Un container di Magic Wand, puoi tenere una montagna di Magic Wand. Magic Wand, bacchetta magica. Magic. Tu hai preso appunti, t'ho visto. Stavo pensando in un container. No, io veramente lo conoscevo già. Cioè, quanto è grande. Credo che le norme Covid attualmente non lo permettano. Però vabbè, si può aprire l'anno prossimo. Una fiancata diventa, no? Cioè, devo pensare, perché 500 euro li posso permettere. Come in un campo vuoto butti un paio di container aperti, un po' di brace che fai anche cibo arrangiato. Ma torniamo al dadaismo. Per noi capri ignoranti che lo dobbiamo andare a vedere su Wikipedia, per evitare adesso di andare su Wikipedia e leggere un sunto, cos'è, come nasce, come si sviluppa? Spero che tu non mi stia richiedendo di farti il bignami in stile Wikipedia, perché forse non è quello che vuoi sapere. O vuoi sapere in generale, come giusto, da dove viene, come allora, nasce? Il dadaismo nasce dalla necessità di provare a decostruire la narrazione e rimontarla in maniera diversa, per vedere se questo rimontaggio in maniera diversa ti consente di guardare le cose con una prospettiva differente rispetto a quella che avevi inizialmente. È un po' come, sapete che esiste una pratica, adesso non ricordo esattamente il nome, che è quella di visitare le grandi città d'arte, insomma, non so, le capitali europee, utilizzando la mappa di un'altra città. E questo ti porta, come dire, ti porta ad arrivare in dei posti così strani, impensabili, un po' casuali, no? Cioè quello che io faccio per errore invece che se lo fanno apposta. Esatto, come hai trovato una legittimazione. E quindi il senso è un po' quello, no? È un po' quello di provare a vedere le cose da una prospettiva diversa, con la pretesa intellettuale, magari non sempre riuscita, di utilizzare il cosiddetto pensiero laterale per i fatti di tutti i giorni, per le cose che ci succedono. E tu l'hai applicato alla musica? Sì. Io per un lungo periodo ho pensato che la musica dovesse essere semplicemente puro divertimento, no? E poi però, siccome sono... A un certo punto la mia età ha cominciato ad avanzare, sono diventato un signore anziano. Bukowski mi definirebbe, per citarlo, un anziano sirenetto scopareccio. Quindi ti tira ancora l'uccello come se ne avessi 20? Anche se devo dire che, come dire, il sesso è una, e le donne in generale, perché così lo ridico, ma circa un paio di mesi fa ho finalmente fatto coming out, mi sono liberato di questo grande peso e ho finalmente sgombrato ogni dubbio dichiarando che sono eterosessuale. Ma tornando al discorso molto di coraggio prima, molto... Avevo bisogno di liberarmi, forse scriverò un'autobiografia a questo punto. È una scelta controversa. Sì, oggi dire di essere eterosessuale qualcuno potrebbe anche criticare. È un po', no, sai cos'è? È un po' qualunquista, forse, non so come dire. Però vabbè, ma questo non è importante. Non ricordo cosa stavo dicendo prima. Ah sì, il fatto delle canzoni. La musica. Allora, io fino a un certo punto credevo che le canzoni dovessero semplicemente divertire e non altro. Tant'è vero che nel 2008 sono anche andato al Festival di Sanremo a manifestare in favore della CACCA, acronimo di canzone d'amore contro canzone d'autore. E durante la settimana del festival davo dei volantini, dei pamphlet rivoluzionari, distribuivo, nei quali chiedevo a gran voce la reintroduzione in maniera massiccia della canzone d'amore all'interno del festival, perché era il periodo quello in cui c'erano gli Avion Travel che avevano vinto da un po', c'era questa voglia di mettere da parte l'insipienza, di fare spazio alla cultura, cose del genere, al punto che pensate che sono stato anche tradotto in questura dalla Digos.
E infatti nelle mie pagine, nei miei siti, nelle mie pagine social, scorrendo, troverete anche il verbale che mi hanno fatto, e in cui mi hanno fatto un verbale in cui praticamente quello che mi contestavano, il maresciallo Farfalla, mi ricordo ancora il nome, che come dire, un nome proprio, come dire, come un nom de plume fantastico per un maresciallo, e mi contestavano il fatto che in estrema sintesi avessi tentato con dei volantini di reintrodurre la canzone d'amore all'interno del Festival della Canzone Italiana. E questo qual è? Cioè, dove è il reato? Il reato era che non avevo comunicato alla questura questa mia attività, e quindi insomma, di volantinaggio. Come dice, esatto, di volantinaggio, di affissione, di cose, insomma, ecco, quindi beh, cose che come dire. Ha sortito un effetto? Direi di sì, se pensiamo che Joe Di Tonno e Lola Pons hanno pochi anni dopo, l'anno dopo, hanno vinto con quella canzone che peraltro aveva quel grip interno del Dio ti fulmini o Dio mi fulmini, non so se ve la ricordate, no? Non siete dei sanremologi? No, che anno era? Era il 2008. E no. Allora dicevo, fino a un certo punto per me era importante questo, la canzone doveva essere divertimento, doveva essere... Poi però sono diventato vecchio, come dicevo, e ho capito che le occasioni sono sempre meno. E quindi, e ogni canzone è un'occasione e non va sprecata. E quindi cerco di fare qualche cosa in più rispetto al semplice divertimento, l'intrattenimento, cose del genere. E questa volta me la sono così, mi sono interessato di trasporre in una chiave contemporanea la Bibbia e le sue storie. Mi sembra giusto, beh, che è proprio il momento giusto, se non oggi, per poterlo se fare. Se non ora, quando? Se non ora, quando? Esatto, sembra. Questo è un po' il... Quindi doppio coraggio, sia il coraggio di ammettere la propria eterosessualità che quello di criticare la Bibbia. Ti ringrazio, sei molto caro, perché mi sembra che tu stia valorizzando un po' queste mie... Sì, sì, ma è condiviso. E ti stupisce questa valorizzazione? Da parte sua? In generale? No, in che senso? Non ti capisco, cosa vuoi dire? Tu lo ringrazi perché sta valorizzando il tuo pensiero, sì, è certo. Una cosa che ti stupisce che sia valorizzato. Sì, mi stupisce, perché io vengo da anni e anni di straordinario insuccesso, però vi posso tranquillizzare perché l'insuccesso non mi ha mai cambiato, e quindi puoi tranquillamente farlo. Questo ce l'abbiamo in comune, proprio anch'io sono una collezione di fallimenti, quindi... Mi vengono uno medio dell'altro. Medio, a volte le cose mi vanno a schifo, altre volte vanno... Devo dire proprio che alti e bassi, un po' come di una disfunzione rettile che a volte è iperpotenza sessuale, a volte è un po'... Ah, sì, proprio. Più ed esperto di questo argomento. Questa sera ci canti, cioè, diamo un'anticipazione. Cioè, cosa offre il menù? Allora, questa sera proporrò dal vivo, è peraltro l'ultima data delle mie date estive, il mio ultimo disco, che si chiama Breviario di Teologia Dadaista, e che quindi in buona sostanza fa quello che ti avevo appena detto, o cerca di fare, o spera di fare, di raccontare una Bibbia contemporanea. Porfirio, ma nel tuo gruppo ci sono, nella tua band, anche altre persone? Sì. Un prete dudeista. Vedi? Sapete cos'è il dudeismo? No? È una religione, esatto, una neoreligione. Ah, Leboschi. È là dietro, ecco, ma lo scoprirete durante il live. È proprio un official ordained Dudaist priest. Che meraviglia. Poi ho un pastafariano. Quindi si incazza, si ripisciano sul tappeto. Un mio frittello, ma ci pensate? Poi ho da ultimo, che mi accompagna da sempre, Kruger Pritz, che è il trasformista più lento del mondo. Beh, questi sono i tuoi compagni di viaggio. Sì, esatto. Mi piacerebbe tanto sapere voi come viaggiate. Ma noi viaggiamo strettissimi nella mia Opel Mokka. Mokka? Mokka, con due K. Mokka. No, ma fa il caffè? Infatti, quello che mi domanda, fa il caffè con 3F? Sì,
fa il suo dovere, nel senso che ci porta, però insomma questo è il... Però diciamo stretti, abbiamo come dire una... non abbiamo grandi cose, ecco. Facciamo con quello che abbiamo a disposizione, che è poco, ma insomma... Quanti pezzi ci porterai stasera? Mamma mia, queste sono richieste di natura... 15. 15? 15. Vabbè, pensavo 42. Eh? 42, no. Sai che non sono come i Ramones, sapete che i Ramones hanno il record del numero di canzoni suonate in un'ora. Hanno fatto 40, tipo una cosa tipo 40 o 42 canzoni in un'ora. Madonna. Io... Ma perché? Domande sulla serata non ne farei, perché mi piace essere... Volevo ingolosire stupida, la gente da casa. Voi comunque siete qui al Festival per la Libertà d'Espressione. Sì. Un festival in cui si parla di blasfemia, quindi mi piacerebbe conoscere la vostra opinione in merito. Dobbiamo anche dire un'altra cosa, che Porfirio Rubirosa and his band hanno rinunciato al cachet per esibirsi. Quindi vengono qui per un atto di generosità e di amicizia nei confronti miei e dell'iniziativa. Questo è molto importante, perché vuol dire che volevano proprio esserci. Però io sono curiosa di conoscere la loro opinione a proposito della bestemmia, della blasfemia e del rapporto con il sacro. Allora, io... Allora, trovo che... Ma questo è abbastanza riconosciuto, probabilmente è quasi ormai scientificamente provato che in un'accezione squisitamente quasi biologica la bestemmia ha una funzione evidentemente liberatoria, ti fa stare bene. In termini sociali e sociologici, la bestemmia, tirare un bel porco, ha più o meno lo stesso effetto di quando si dice non mangio carne, sono vegetariano, no? Gli argomenti sulla... parlare di alimentazione, mangio carne o non mangio carne, è estremamente divisivo. La gente... perché probabilmente è atavico, no? Perché per noi il mangiare è importante, noi diamo un sacco di importanza al mangiare. Soprattutto in Italia. Sì, però è importantissimo, adesso poi arrivo anche alla bestemmia, però è importantissimo, è probabilmente la cosa più importante e tra l'altro ci hanno trasformato negli ultimi 20 anni in un paese per il quale il cibo è la cultura, no? Fino a 15 anni fa chi voleva farsi della cultura, che magari non aveva potuto farla, la sera andava alle serali di ragioneria. Mentre adesso chi vuole farsi una cultura va a fare l'assaggiatore di formaggi o il corso di cucina e crede di essere acculturato, no? Quando invece alla fine è una... sì, magari può essere una... boh, non so, per me non è cultura, ecco, per me personalmente. E comunque in ogni caso è una cultura facile, la cultura della pancia piena. Ma... e quindi è molto divisivo quando parli di cibo. C'era un politico, mi pare Calderoli, che diceva che la cultura non si mangia qualche anno fa. Evidentemente qualcuno ha deciso di dimostrare che esatto, è possibile il contrario. E quando? Allora, quando invece probabilmente la spiritualità dovrebbe avere, dove per spiritualità intendo coltivare gli aspetti non strettamente biologici della persona, dovrebbe avere un senso maggiore. E la bestemmia ha più o meno lo stesso effetto divisivo, perché probabilmente è la riduzione per molte persone di quello che è l'aspetto spirituale, no? Non so come dire, cioè la difesa di questi due ambiti è come un elastico tirato in cui i due capi sono proprio il cibo e Dio, no? E quindi sono due argomenti molto delicati e molto divisivi. E ne abbiamo le prove in questi giorni, con la mostra. Si perde il concetto di esaminare l'opera d'arte e diventa importante invece per prima cosa dire se siamo da una parte o da un'altra. Cioè quella è la prima cosa, no, che arriva. E non mi ricordo che cosa... Ah sì, la tua domanda era questa. Perché poi mi perdo, no?
E quindi io penso che noi dovremmo fare un salto di qualità, dobbiamo cercare di fare un salto di qualità e dovremmo cercare di coltivare e valorizzare l'aspetto squisitamente artistico e non divisivo della bestemmia. Cioè la bestemmia dovrebbe unire e non dividere. Questo è. E come si fa a realizzare questo, secondo te? Ci ha unito tutti la bestemmia oggi. No, yeah. Ha unito tutti noi che siamo alla sinistra della bestemmia. Quello che magari ha messo, e quelli che sono a destra della bestemmia, se gli tiriamo una linea, invece no. Come posso fare, secondo te? Bah, io non lo so, cioè, nel senso, io credo... Come posso portare le persone a guardare la bestemmia come qualcosa di non divisivo che unisce, come qualcosa che ha una sua bellezza artistica? Come faccio? Per esempio, ho fatto leggere, ho fatto interpretare ad un attore, Alessandro Gioia, lo ringrazio, alcuni passi della Sciavega di Mimmo Borrelli, che in realtà richiamano tantissimo Terra Terra di Gianfranco Marziano. E lì secondo me la bestemmia è pura bellezza, cioè sono tre pagine di bellezze che si concatenano al di fuori di ogni logica e razionalità, diventano un suono corporale, un canto, un anti ninna nanna, ed è veramente qualcosa di bellissimo, perché tu, superata la volgarità di primo impatto, entri in una spirale di corporalità che ha un suo grande dramma. Questo testo, letto da Tony Servillo, che è un attore popolare, è andato in televisione, per esempio, no? Ma è pieno di bestemmie. Io non ho neanche come dire, la capacità linguale per ripeterle. E allora mi domando, sono delle bestemmie molto forti, veramente, in cui si parla di sangue mestruale, in cui si immagina la Trinità violentata, cioè sono parole che richiamano delle immagini fortissime. In quel contesto è stato possibile, è possibile, quindi la possono vedere questa cosa le persone che vanno a teatro. È una bellezza che deve essere cercata. Come faccio invece io a trasformare, a restituire il senso che questo è un linguaggio assolutamente comparabile ad agli altri tipi di linguaggi, cioè come il complimento, come l'inno, come la dichiarazione d'amore? C'è anche questo che contiene rabbia, che contiene sarcasmo, che è grottesca, cioè il grottesco è un'estetica, lo sceno è un'estetica. Come faccio io a riportarlo in mezzo alla gente se non sei Tony Servillo, se non sei Corrado Guzzanti, se non sei Serrano, se non sei un autore importante, famoso? Non ti è concesso questo permesso, perché Porfirio, la verità è che certe cose si possono fare, ma le può fare soltanto qualcuno. C'è una consegna di legittimità, e invece io vorrei che questa autorità fosse delegittimata, cioè io vorrei che fosse di tutti, che questa cosa fosse consentita a tutti. Quindi io come faccio a riportare il senso che è dignitoso anche bestemmiare? Guarda, la penultima cosa che hai detto la condivido assolutamente, cioè sul fatto che c'è una difficoltà maggiore per te rispetto a Servillo. Questo mi ricorda un paio d'anni fa, ero a fare un mio spettacolo allo Zelig di Milano. Allo Zelig di Milano il direttore artistico è Giancarlo Bozzo, che è un genio, ha scoperto tutti, ad Ale Franz, come si chiama quello che fa i film adesso, che fanno un sacco di spettatori lì? Zalone? Zecchecco Zalone, ecco. E lui ha questa cosa di... dice, dopo lo spettacolo, se vuoi, ci troviamo in camerino e parliamo dello spettacolo, per dare delle indicazioni, cose del genere. E una cosa che mi dice, sai Porfirio, qual è il tuo problema? Che a te non ti conosce nessuno. E quindi, non conoscendoti nessuno, quello che dici tu ha una forza
minore rispetto a che se quella cosa che dicessi tu la dicessi un altro. E quindi sono d'accordo su questo. Il punto, sai qual è? È che secondo me tu parti da una pretesa che paradossalmente è la stessa pretesa della Chiesa Cattolica, quella di essere ecumenica, cioè di mettere d'accordo tutti. E probabilmente il vero problema è questo. Tu raccontavi di questa forma espressiva d'arte, mi ricordava i canti carnascialeschi fiorentini, pieni di una montagna di parolacce, di cose. Ed erano divertentissimi, estremamente divertentissimi per il popolo quello più basso, no? Quello era lo stesso popolo che sapete che una volta al mese i medici di Firenze consentivano al popolo di entrare a palazzo e sapete fare cosa? Per vederli che mangiavano. E il popolo era. E sì, era. Andava via di testa, no, per questa cosa qua. Quindi, come dire, lì quella cosa lì era. Stimolava quegli uomini pieni di visceri, di cose del genere. Mentre i canti carnascialeschi ai medici stessi non gliene fregava niente. E probabilmente, vedi, la pretesa è molto ambiziosa. Molto ambiziosa. E quindi forse il problema è un po' questo. Cioè, io non credo che sia personalmente. Io non credo che sia necessario mettere d'accordo. No, ma infatti. Cioè, l'epoca dei numeri sta un po' tramontando, ma lo vedi anche su internet, cioè le visualizzazioni, queste menate qua, sono dati sempre più effimeri, no? Più diventata l'epoca dei nomi, più che dei numeri, dei rapporti un po' diretti, delle. E quindi, come dire, è interessante secondo me l'aspetto dello shock artistico, come un po'. Mi ricorda molto Antonin Artaud e il teatro della crudeltà dei primi del Novecento, cioè quella cosa di dire ti arriva qualcos'altro di nuovo, di inaspettato. Però l'idea è che, come dire, diventi un qualche cosa di. Se diventasse ecumenico, probabilmente perderebbe anche quella forza, un po' quello che quando dicevo di Russell, no? Cioè la differenza che non deve essere divisione, ma la differenza crea proprio questa tensione artistica. Io un po'. La vedo così, cioè ci sta, cioè se la bestemmia non avesse quel prurito liberatorio, ma anche un po' proibito, sì, cioè sarebbe come se dicessi mannaggia la miseria, cioè non, capite? Un po'. Secondo me non è quello l'obiettivo. Mannaggia. Secondo me apprezzeresti molto la bestemmia perfetta. Bella questa roba. La bestemmia palindroma perfetta, che in qualunque senso la leggi mantiene il suo stesso significato dall'inizio alla fine. Però per capirla meglio la devi scrivere. Allora, non è una di quelle bestemmie che le dici dal cuore per rabbia, tipo cammini, ti svegli, sbatti il minimo e fai. Non è quello, è una di quelle che devi vivere profondamente, che diventa quasi come appunto il dudaismo, cioè diventa quasi uno stile di vita questo tipo, sì, di bestemmia palindroma perfetta, ed è una risposta molto argomentata quando la gente ti fa una domanda e ti dice: ma tu che non credi, perché bestemmi? A quel punto devi rispondergli, scrivi. Questa è la bestemmia perfetta palindroma. Sì. A salire. Sì? Dio. E ovviamente scriverò tutto attaccato. È uguale, indifferente. Lo gnomo. Mongoloide. E vai vado a capo. Rilassa. Quindi, se non credi, perché bestemmi? Beh, a salire Dio lo gnomo mongoloide, rilassa. E leggila al contrario. Fantastico. Poi, sai, è bellissimo
perché in assalire rilassa, come dire, una cosa, ma quando arrivi a dire ognomo mongoloide, lì c'è proprio, eh? Il cioè, no, qui c'è la Cappella Sistina, c'è Michelangelo, c'è proprio, no, c'è il fine amanuense, è bellissimo. È perfetto. Assalire Dio l'ognomo mongoloide rilassa. Ma puoi scrivere in un cerchio. Mongoloide. Sì, sì, è circolare, ma ha un significato che arriva verticale. E la parola rilassa finale aiuta perché è liberatorio. Mi piace. E anche quell'assalire iniziale è come un ascendere, no? Come ascendere, intorcolarsi e poi liberarsi. Bello. Complimenti. Immaginavo che avresti apprezzato. Molto, molto, molto. Posso dirvi invece una cosa della bestemmia napoletana, della bestemmia campana? Per noi non è, cioè, l'animale ha acquistato la divinità, non funziona. Noi se non c'è il mannaggia davanti. Mannaggia a Dio zumba aperta. Cioè il mannaggia è un cattivo augurio, è male abbia. Fondamentalmente la nostra bestemmia è un malaugurio che si rivolge alla divinità, è differente dalle altre bestemmie che sono insulti. Il nostro è un cattivo augurio, sì. È come, è il contrario di buona fortuna, no? È male, mannaggia. Sì, o sangue San Gennaro, mannaggia. Se non c'è mannaggia, male abbia, è proprio la maledizione che tu lanci contro un soggetto, un'entità. Mannaggia. Interessante. Sì, io poi direi che non gli facciamo perdere tempo, sì, perché lui ha un concerto, sì, e noi siamo interessati a sentire tutta, okay, la sua musica. Il concerto lo trasmetteremo, quindi lo dico per il pubblico da casa, quindi non vi lasciamo, e rimarrà in diretta quasi tutto, tranne un pezzettino alla fine, perché forse è meglio toglierlo per questioni di copyright. Per il resto, comunque, lo potrete vedere tutti quanti stasera. Chi è stanco vuole andare a dormire, se lo può vedere tranquillamente domani mattina. Salutiamo quindi Porfirio, che è stato veramente interessantissimo. And this band. Gli facciamo sfilare al volo? Ci sono? Dai, facciamo sfilate. Ma no, però aspetta, però non sono ancora vestiti. No. Non vorrei che, come dire, questo... Allora, no spoiler. Sì, no, perché no, questo non vorrei che minasse un po'. No spoiler, li vediamo allora fra un quarto d'ora. Quanto inizi? Un quarto d'ora, dai. Fra un quarto d'ora li vediamo direttamente qua fuori. Nel frattempo noi mandiamo un tappo? Sì. Mandiamo un tappo, vai. Ma desughero. Desughero, del tappo, il tappo per il culo. Dove è il tappo?
Bestia resta ferma, lo sosteneva Paneroni, da quando ruota attorno al sole, solo rotture di coglioni. Tolomeo, Tolomeo, qui la vita è dura, per salvarsi ci vorrebbe una nuova viura. Giordano Bruno ti favamo, con la maglia della Lazio, eliocentrismo è la scommessa di chi non ci ha capito un cazzo, che poi le cose vanno dette un po' per tutti, sono i mali, tanto voleva un Galileo che si accontentano di Gali. Tolomeo, Tolomeo, qui la vita è dura, per salvarsi ci vorrebbe una nuova viura. Sì. Buonasera a tutti, io sono Porfirio Rubirosa e vengo da Venezia e questa è la mia band, Pastafarian Andy Man, il drugo Arcureo, Mr. Kruger Pritz. Questa sera vi racconteremo una storia, questa sera vi racconteremo la Bibbia, come se fosse stata scritta oggi. E ve la racconteremo in una chiave dadaista. E ci auguriamo che le sorprese vi potranno divertire ed incuriosire. Ma vi dirò di più, perché ho voglia di alzare il tiro. In un mondo pieno di relativismo, l'attuale Papa riservista Benedetto XVI
tempo fa in un discorso disse che il vero male della società è il relativismo, il fatto che tutti hanno ragione, il fatto che non c'è niente di chiaro, niente, nessun punto fisso, cose del genere, fa sì che si possa dire tutto e il contrario di tutto. E oggi la cosa più facile da dire è che Dio non esiste. Il razionalismo contemporaneo ci fa dire che Dio non esiste. Ebbene, io alzo il tiro e questa sera vi dimostrerò il contrario. Questa sera vi dimostrerò che Dio esiste e si trova qui dentro. Dentro questa busta. Dentro questa busta c'è Dio. Ve la mostro. Tu stai già cominciando a disturbare un po' troppo. Scherzo. Vi mostro, qui dentro c'è Dio. Alla fine del concerto, se avrete la pazienza di aspettare, io vi mostrerò Dio. Nel frattempo devo posizionarlo da qualche parte. Dove posso posizionare Dio? In un posto alto, perché il Dio è sempre l'altissimo. Allora lo metto qua sopra. Eccolo qua. Lo andiamo a prendere dopo. Dicevamo della Bibbia. La Bibbia comincia con il giardino dell'Eden. Questa è la storia di un parco a caso che non si trova alle porte del paradiso. Nulla a che fare con l'Eden terrestre, qui siamo semplicemente alle porte di Mestre. Davanti alla mia casa ci sta un parco dove ogni cane va sempre di corpo, in cui il padrone di soppiatto si guarda sempre attorno circospetto, che se poi non vede in giro gente, tranquillamente fa finta di niente. E qui non c'entra mica gli stranieri, che mai ne ho visti e spasso con levrieri. Il fatto è che non c'è speranza alcuna di una salvezza per gli esseri umani, se poi finiamo per cantare pure della merda dei cani. Davanti a casa ci sono giardini dove han posizionato dei cestini per i padroni dei pelosetti, un incentivo all'uso di sacchetti. Il problema è chi se ne approfitta e l'immondizia ce la butta tutta, così che a conti fatti veri aiuti sono per evitare tasse sui rifiuti. Il fatto è che non c'è speranza alcuna, gli esseri umani mi fanno paura, se poi finiamo per cantare pure della spazzatura. Davanti a casa ci sono giardini dove si era smarrito un bastardino, l'ha ritrovato tutto di bambini che stavano giocando a nascondino. Chissà che gli passava per la testa quando ha deciso di alzare la posta, ha tirato su da terra un ramo, gliel'hanno messo tutto dentro l'ano. Sapeste quanto stavano ridendo, avreste dovuto esserli a vedere. E intanto poi si cantano canzoni su di un ramo nel sedere. Oggi apprendo il balcone con un certo stupore, scopro che in mezzo al parco ora c'è un ripetitore. C'è chi dice provochi il tumore, se non adesso in futuro. Io vedo solo un bastone, un enorme bastone, un gigantesco bastone, un maestoso bastone che abbiamo deciso di infilarci dentro il culo.
giardino dell'Eden. Ebbene, i protagonisti sembrano essere essenzialmente quattro. Da una parte Adamo, dall'altra Eva, poi c'è la mela e c'è anche il serpente. Cominciamo ad analizzare Adamo. Adamo, secondo me, è la figura debole, il più sfigato. È un po' quello succube della donna. Mi ricorda la storia del polpo e dell'aragosta. La conoscete, la storia del polpo e dell'aragosta? No. Bene, sento un pubblico attivo, mi rispondete, questo mi piace. Allora ve la racconto io. L'aragosta ha questa caratteristica di avere questo carapace, il carapace no, la corazza esterna, che gli consente di difendersi dai nemici esterni. Quindi ha questa corazza molto dura. L'aragosta ha un unico e solo punto debole. Vediamo se sapete qual è il punto debole dell'aragosta. Chi è bravo? Chissà qual è l'unico punto debole dell'aragosta. Non guardatemi con uno sguardo batraceo tipico della trota adagiata sul ghiaccio della pescheria. Qual è l'unico punto debole dell'aragosta? Apprezzo molto il tuo zelo, ma sei completamente fuori strada. Allora, l'unico vero punto debole dell'aragosta sono gli occhi. Gli occhi è l'unico punto debole dell'aragosta. E sapete qual è il principale nemico dell'aragosta? Il polpo. Il polpo, non sto scherzando, è la verità, il polpo fa questa cosa di muoversi davanti all'aragosta coi tentacoli, si muove, rincoglionisce completamente l'aragosta e poi con le ventose si attacca agli occhi e comincia a succhiare e svuota l'aragosta, veramente funziona così, svuota completamente l'aragosta. Allora, a un certo punto ci si ritrova con l'aragosta che esternamente è come prima, ma dentro è completamente vuota, un po' quello che accade a volte in certe coppie, probabilmente come in Adamo ed Eva, in cui l'uomo, per esempio, esternamente è normale come prima, ma internamente è stato completamente svuotato. Allora io credo che Adamo, resosi conto di ciò che è accaduto nel giardino dell'Eden, sia completamente abbia deciso completamente di rifiutare qualsiasi forma di frutta, che fosse una mela o che fosse, per esempio, una banana. Ora basta, ho deciso che niente donne più per me. Mi han ferito, usato e poi ognuna si fa i fatti suoi. Da oggi non le guardo più, sarò più cieco di Mr. Magoo. E se sono alte bionde snelle gli rido in faccia a crepando alle mamma scivolando. Ho visto le stelle sulla buccia di banana, la buccia di banana, la buccia di banana, la buccia di banana, la buccia di banana, na. Ho sbattuto su una roccia tutta colpa di quella buccia, son svenuto, perso i sensi, non potevo restarci se ci pensi, mamma è arrivata una gragnocca, respirazione, ma bocca a bocca aveva zip color leopardo. È stato amore al primo sguardo, è stato un infarto al mio cardio sulla buccia di banana, la buccia di banana, la buccia di banana, la buccia di banana, la buccia di banana, na. Su una roccia tutta colpa di quella buccia, sono svenuto, ho perso i sensi, potevo restarci se ci pensi, mamma è arrivata una gragnocca, respirazione, ma bocca a bocca aveva slip color leopardo. È stato amore al primo sguardo, è stato un infarto al mio cardio sulla buccia di banana, la buccia di banana, la buccia di banana, la buccia di banana, la buccia di banana, la.
ho scordato la cosa più importante, il serpente. Ah, è vero. Il serpente. Il serpente rappresenta la rottura della regola. Se ci pensate, tutta la Bibbia è una storia di uomini e di regole. I Dieci Comandamenti sono, è una storia di uomini e di regole. Per esempio, il Giardino dell'Eden, giusto appunto, è una storia di uomini e di regole. Allora, il fatto è che noi siamo abituati, ci hanno sempre insegnato, che la regola è bene, la rottura della regola è male. Ma un po', cioè diciamo questo tipo di impostazione, per esempio, io mi ricordo che, non so se capita anche a voi qui a Napoli, però io per esempio quando andavo al catechismo, il primo santo di cui mi parlavano era San Tommaso. E ne parlavano con un'accezione molto negativa, perché San Tommaso era quel santo che credeva solo a quello che vedeva. Per cui, e almeno le catechiste mi dicevano, vedi, questo qua non è che va tanto bene, perché lui dovrebbe invece credere senza vedere, no? E quindi poi, come dire, questa cosa qui, quando hai quella impostazione del credere senza vedere, poi questa cosa apre il portone a un sacco di altre cose. Ma dicevo, la rottura della regola. In realtà a volte la rottura della regola è ciò che consente l'evoluzione. Vi faccio un esempio. Giordano Bruno. Giordano Bruno è uno che a un certo punto va dai suoi colleghi e gli dice: oh, Fioi, ma secondo me... Sì, perché sì, glielo dice in veneziano, perché erano dei colleghi veneziani e voleva farsi apprezzare di più. Voleva farsi ben volere. Dice: oh, Fioi, ma... secondo me non è tanto la Terra che sta in centro e il Sole che gira, ma cioè, il Sole è al centro e la Terra gira. Alex, derivati! Vai, dai, Giordano, Bruno, torna a giocare con la Lazio, non rompere i coglioni. Cioè, il senso è un po' questo. In realtà, spesso, invece, il diverso, no, è ciò che ci consente l'evoluzione. Può essere un serpente, oppure può essere qualcos'altro con dei denti estremamente affilati. Mi presento a caso mio, c'è Cortina, la mia terra da via. Ma cosa hai capito, mica? Vengo dalle Alpi, sono famoso in tutta la Romania. Sono un nobile, sono un conte, ma non ho sangue blu. Le piastrine cristalline per me sono una virtù. Ah ah ah, dalla Transilvania arrivo con la smania di verificare quel che è di più da me. Che tra numerose ditte la Mediterranea di sicuro è la migliore che c'è. Il colesterolo nel sangue proprio non ne va. Ha un aroma puntato, chissà che sapore avrà. Papiro, non mordermi sul collo. Se macchio la camicia la dovrò mettere a mollo. Piuttosto mordi quel pollo. Oh, mantello, chiamalo pastrano, tutto mano, capitano, mica sono di Dubai. Se mi vedi per la strada dopo mezzanotte, aspetta che io finisci nei guai. I miei piedi canini non abbaiano, ma devi stare attento, loro mordono. Ah ah ah, sulla tangenziale ti devi concentrare, se una macchina la puoi superare. Perché se ti sono dietro con retrovisore di sicuro non mi vedo arrivare. Ho i riflessi molto più pronti, ma sullo specchio no. Un cappello fuori al posto, io non lo vedrò. Vampiro, non mordermi sul collo. Se macchio la camicia la dovrò mettere a mollo. Piuttosto mordi quel pollo. Ma col sangue ho deciso, devo darci un taglio. Ma mangerò solo bruschette che siano senza l'aglio. Con questi conservanti che fanno solo male. Se bevo un po' di sangue filo dritto all'ospedale. Vampiro, non mordermi sul collo. Se macchio la camicia la dovrò mettere a fondo. Piuttosto mordi quel pollo. Andy Man! Shabla.
papiro, 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 non portermi sul collo, se macchio la camicia la dovrò mettere a mollo, piuttosto mordi quel pollo, piuttosto mordi quel pollo, piuttosto mordi quel pollo. Vedete il concetto, poi l'appoggio qua, perché non avevamo spazio in macchina per un portachitarre. Allora, il concetto è che poi tutti questi discorsi, questi discorsoni, come direbbe Alessandro Barrico, odorano un po' di mutande sporche, nel senso che poi alla fin fine quello che conta veramente è che se abbiamo interessi veri, ad esempio, che ne so, ci piace una bella figa... Come dice Alessandro Barrico proprio. Come dice Alessandro Barrico proprio, usa questo termine esatto. Bravo, Drugo. In chiesa, per esempio, allora la regola dogmatica, la rispettiamo alla grandissima. Non è vero di me. Ho preso la decisione di partecipare alla processione insieme a te, di fare la confessione prodromica al rito della comunione dopo di te. Se serve mi ribattezzo, sono pronto a qualunque mezzo, a far come San Francesco per star con te. Amata mia, mi folgori come San Paolo se ti vedo in chiesa sul banco che reciti l'Ave Maria. A te mi prostro e poi capo cosparso di cenere suggerisco di pregare insieme il Padre nostro. Non dico bugie, come vedi sono impegnatissimo a lavare i piedi il giovedì al parroco che mi ha fermato per chiedermi l'otto per mille. Ho risposto, ma certo che sì. Se serve faccio il chirichetto, la tunica me la metto. Un domenico savio perfetto, tutto per te. Amata mia, mi folgori come San Paolo se ti vedo in chiesa sul banco che reciti l'Ave Maria. A te mi prostro e col capo cosparso di cenere suggerisco di pregare insieme il Padre nostro. Ma dopo il rosario eri intenta con l'iPad a scriver fitto fitto con quel tizio di Baghdad. Ti ho offerto una tisana nel più vicino bar, ma ti sei fatta saltare gridando all'Akbar. Amata mia, attendo tre giorni a vedere se risorgi, altrimenti faccio armi e bagagli e vado via. San Giovanni Battista, tu resta nel fiume.
fiume a bagnare le teste, che un test mi ha indicato che dentro sono un buddista. Oi 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 oi. Oi 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 Tu sei forte, tu sei forte, tu no, tu sì, tu sì, tu no, tu no, tu sì, tu sì, tu sì, tu no, tu sì, tu no, però puoi migliorare, va bene, ok. Allora, in realtà io capisco benissimo il vostro disorientamento, me ne rendo conto, perché di fatto noi ci troviamo in questo momento ad assistere a una sorta di messa laica, una funzione pagana. Ma come si fa a seguire una funzione pagana senza il foglietto parrocchiale, che nella fattispecie, nello spettacolo di Porfirio Rubirosa and his band, è costituito dal suo straordinario CD, il Breviario di Teologia Dadaista, che potrete acquistare fin d'ora, o meglio ancora dopo, così non vi rompete le palle mentre suono, al modico costo di 10 euro. Circostanza che peraltro ci consentirà di ritornare a Venezia, perché altrimenti non abbiamo i soldi della benzina e ci beccate anche domani, siamo costretti a rimanere qua. Cosa che probabilmente non vorrete, perché ogni bel ballo alla lunga stanca, quindi vi romperemo i coglioni. Detto questo, vedete, mi sono fatto un po' lasciare trasportare, ho cominciato a fare della filosofia spicciola, ma direi che qui, da noi, ma non Napoli intendo, neanche l'Italia, neanche l'Europa, ma intendo la civiltà, la straordinaria, la grande civiltà occidentale, è quasi inutile, perché noi facciamo parte, come dicevo, della grande, aspetta, devo accordare questa corda che mi dà noia. Guarda, è morto. Dicevo, noi siamo la grande civiltà occidentale, sentiamo? Sì. Allora, siamo la grande civiltà occidentale e abbiamo una cosa straordinaria, la risposta contro ogni male. Cioè, noi siamo in grado di dare sempre la soluzione giusta a tutto quello che succede, che sia il terrorismo, che sia la pandemia. Noi sappiamo sempre rispondere per il meglio. E io su questo ho anche espresso la mia opinione, che fa più o meno così. Sul Corriere della Sera ho letto la cronaca nera, una moglie trucidata, il marito l'ha ammazzata, hanno detto alla radio, deflagrata nello stadio, una grossa bomba a mano, di sicuro è un talebano, per fortuna il mondo occidentale ha la sua ricetta contro il male, la fiaccolata. Tutta quanta la cittadinanza invitata, i partecipanti non siano troppo in pena, saranno a casa per cena. Di notizie su Regeni, i TG ne sono pieni, troppi indizi più che tanti, sul capo degli ambulanti, hanno portato sulla rete l'ossessione di quel prete, confessare ogni bambino in ginocchio e a capochino, per fortuna il mondo occidentale ha
la sua ricetta contro il male, la fiaccola. Tutta quanta la cittadinanza invitata, i partecipanti non siano troppo in pena, saranno a casa per cena. Le prime pagine oggi son piene di quel clochard bruciato col cherosene. Accender ceri non sembra opportuno. No, 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 non sembra opportuno. Non tanto. Però... ma sì. Chi se ne frega, non lo nota, nessuno l'ha fiaccolata. Tutta quanta la cittadinanza è invitata, i partecipanti non siano troppo in pena, saranno a casa per cena. Grazie, grazie. Sapete che con questo applauso non siamo tantissimi, nemmeno pochissimi, ma non siamo tantissimi e quindi mi sento un pochino in vena di confidenze. Kruger Pritz! Allora, dicevo, mi sento un pochino in vena di confidenze. Non siamo tantissimi, l'atmosfera è molto intima. Questo applauso mi ha veramente intanto confortato, mi ha fatto capire che sotto la mia dura cotenna di porco c'è un cuore che batte perché mi avete emozionato. Ma la cosa più bella è un'altra. Ho voglia di raccontarvi questa cosa, è una cosa che ho proprio voglia di confessarvi. Fin da quando ero bambino, fin da quando ero piccolo, quando ero alto così, sapete qual è stato sempre il mio sogno? Quello un giorno di potermi esibire all'Anificio 25 di Napoli, e ci sono riuscito! Che meraviglia! L'unica cosa certa nella mia vita era questa. Il resto invece era tutta una continua... aspetta che voglio provare a vedere se riesco... Ah, giusto. Era sempre una continua confusione. Faceva più o meno così. Confondiamo il benessere con la comodità. Confondiamo l'egoismo con la libertà. Confondiamo l'idiozia con la leggerezza. Confondiamo l'apparenza con la bellezza. Confondiamo le emissioni con l'inquinamento. Confondiamo un figlio con un investimento, ma una cosa è sacrosanta, non confondiamo l'Inter con l'Atalanta, con l'Atalanta. Confondiamo Dio con il caso. Confondiamo il bondage
con il sadomaso. Confondiamo la ricchezza con il denaro. Confondiamo la pantera con il giaguaro. Confondiamo l'arte con la moda. Il Dalai Lama confondiamo col maestro Yoda. Ma una cosa è condivisa, non confondiamo l'Inter con il Pisa. Con il Pisa confondiamo i gel con la brillantina. Confondiamo il comunismo con la Cina. Confondiamo la furbizia con l'intelligenza. Confondiamo il coronavirus con l'influenza. Confondiamo il fatto con la notizia. Confondiamo la compagnia con l'amicizia. Ma le cose siano intese, non confondiamo Juventus ed Udinese. Ma ho come l'impressione che alla fine ci sguazziamo nella confusione. Nella confusione. Hey! Epa! Tirate su con le mani di merda. Allora, la Bibbia, questa era un po' la confusione, un po' come la Babilonia, no? Come Babele, no? Dopo Babilonia, arriva a più o meno a metà della Bibbia, arriva il vero bagno di umiltà, gli inglesi direbbero il wash of humility. Okay. Arriva il diluvio universale, no? Quello di Noè, che spazza tutto. Allora, io credo che se il diluvio universale succedesse oggi, farebbe più o meno così. Il cavallo affoga imbarcando acqua dal culo, rimanere a galla ogni giorno un po' più duro, non è mica facile il controllo degli sfinteri, oggi certamente sarà peggio di ieri. Ipiaie, ipiaie, i cuochi allatti sbornano in fretta le sentenze, i giudici cucinano le frittate lentamente, separare il tuorlo e il lume, la nuova cultura, Renzo Rosso e Piero Chiara c'han la faccia scura. Ipiaie, ipiaie. È una lunga, lunga pioggia che cadrà, chissà quando il cielo s'aprirà. Thank you.
tua capacità di fare sempre impresa. Quando ho aperto la mia ditta individuale, ho preso spunto dal suo marketing emozionale. EPI, EPI, le coppiette la domenica prendono la bici, mai fare promesse quando si è troppo felici. Non si vive al giorno d'oggi senza vari viaggi, senza carne, senza alcolici né tatuaggi. EPI, EPI, è una lunga, lunga pioggia che cada, chissà quando il cielo s'aprirà. Una volta ho finto la mia morte sopra un palco, dadaismo come il carro armato di San Marco. Più ti metti a scrivere e meno l'altro legge, le pecorelle sembran lupi quando sono in gregge. EPI, EPI, cambiano le facce ma i gesti sono gli stessi, meglio Maradona, Pelé, Ronaldo, Messi. Il volo sereno non cambia mai il vento, l'acqua intanto adesso ci arriva fino al mento. EPI, EPI, è una lunga, lunga pioggia che cada, sarà la fine di ogni forma di civiltà. La fortuna, sai qual è? Che c'è l'arca di Noè, ma poi a Dio lui vuol far l'inchino e fa la fine di schettino. Noè, salga a bordo, è un ordine, cazzo, vada a bordo. Arara. 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 Allora, a un certo punto la pioggia finisce, no? E restano, in pratica, in buona sostanza, restano Noè, la moglie, non mi ricordo come si chiama, tu te lo ricordi come si chiama, Drugo? E poi restano i figli, Sam, Cam e Yafet, che poi, peraltro, dovrebbero essere quelli che... sono quelli che poi hanno dato origine a tutte le varie etnie, no? Ah, ok, i semiti, i semiti, ci sono i neri, i bianchi, per cui peraltro è stranissima questa cosa, perché danno origine a etnie diverse, quindi è probabile che anche nell'arca ci fossero dei clandestini. Ma non è questo ciò di cui voglio trattare. Quello di cui voglio trattare è il fatto che a un certo punto c'erano pochissimi uomini e un sacco di animali. Quindi era importante coltivare il rapporto con i propri animali. E, cosa che peraltro anch'io faccio, io ho una cagnolina a cui voglio molto bene, si chiama Antonella, ha 11 anni, è cieca, però fa tutto. E ho scritto una canzone per lei, che questa sera voglio dedicare al cagnolino di Anna. E fa più o meno così. Oggi è una giornata di sole, che non piove da ore, e c'era l'arcobaleno. Il parco si è un pochino
asciugato le lumache sul prato, è tornato il sereno. Questo è un giorno da star fuori, guarda quanti colori e il più bello sei tu. Corri quanto vuoi, non fermarti mai. Io ti aspetto qua. Sono il tuo papà. La pioggia adesso torna a cadere, in cielo nuvole nere, guarda come vien giù. Siamo due pulcini impagnati, freddi come gelati, eschimesi di glu. Questo è un giorno da divano, il tempo che va piano a guardar la TV. Dormi quanto vuoi, sogna. E come mai resta sul sofà? E qui col tuo papà vorrei nascere e morire, quando nasci e muori tu. Prendere e partire insieme, non fermarsi proprio più. Ma le nostre vite sono incroci solo per un po'. Guida il posto finestrino a guardarsi dallo blu. Dal primo mattino è la nostra risata in faccia al destino. Sedersi a guardare la gente passare, non aver bisogno di stare a guardare ogni giorno diverso, anche se è lo stesso. Se solo pensiamo ai qui e dall'adesso, a lungo mi son coricato di buono. Ciò detto, in realtà i problemi sono molto più stringenti, molto più importanti, molto più pratici. E spesso anche nemmeno ce ne accorgiamo. Per esempio, adesso in questo periodo tre quarti del telegiornale, anzi forse quattro quinti del telegiornale, sono dedicati alla questione coronavirus. Poi non lo chiamano più coronavirus, si chiama Covid-19, beh lo sapete ovviamente. Ed esempio, capitano delle cose di cui non sentiamo dire, però tocchiamo veramente con mano. La più importante, credo la più grave, è il rincaro della benzina. Me lo confermate, vero? Credo, no? Avete tutti auto tutti elettriche? Con tutti con le auto elettriche. Con i vabbè. Allora, su questo noi adesso vi cantiamo una canzoncina che una punta di civetteria. Con questa canzone abbiamo vinto un paio di mesi fa la Targa Tenco, perché è un brano originariamente scritto da Rino Gaetano, di cui quest'anno ricorrono i 40 anni dalla scomparsa. E questo pezzo, su questo argomento così centrale, fa più o meno così. Essenza e benzina e gasolina,
soltanto un litro in cambio ti do, Cristina. Se vuoi la chiudo pure in monastero, ma dammi un litro di oro nero. Ti sei fatto il palazzo sul Giambo, noi invece andiamo sempre appresso all'Ambo. Ambo Terno, Tombolè, Cinquina, se vinco mi danno un litro di benzina. Spendi, spandi, spandi, spendi e vendi, dada. Spendi, spandi, spandi, spendi e vendi, dada. Wow, 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 wow. Spider coupé GT Alfetta, a 200 c'è sempre una donna che t'aspetta. Traiato sul cofano all'autosalone, che ti dice prendimi ma schiaccio libidinoso, coglione. Non più a gas né a cherosene, riscaldamento centralizzato più riscalda e più conviene. Niente carbone, mai più metano, pace, prosperità e lunga vita al sultano. Spendi, spandi, spandi, spendi e vendi. Spendi, spandi, spandi, spendi e vendi, dada. Wow, 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 wow. Allora, adesso voglio interrogarvi. Vi interrogo. Avranno studiato? Chissà se hanno studiato. Allora, vi faccio questa domanda. Voi lo sapete qual è il discorso più importante, quello che è considerato il discorso più importante del XX secolo, del secolo scorso, fino, diciamo, al 2000? Sapete qual è quello più importante? Lo sapete o non lo sapete? Eh? Quale? Quale? Di tu. Qual è secondo te? Quello di chi? I have a dream. Chi ha detto I have a dream? Ecco, per esempio, I have a dream è probabilmente considerato quello più importante. Qualcun altro potrebbe, non so, avere citato il famoso discorso, famoso, insomma, poi alla fine nessuno neanche sa di che cazzo parla, quello di Kennedy, Ich bin ein Berliner, ecco. Oppure, non so, la discesa in campo di Berlusconi nel 94, ecco, cose del genere. Ma andiamo invece al XXI secolo. Voi sapete qual è considerato il discorso più importante del XXI secolo, quindi dal 2000 in poi? Lo sapete o non lo sapete? Lo sapete o non lo sapete? E allora ve lo dico io. Quello considerato più importante è il discorso di Steve Jobs. Quello, diciamo, più, no? Quello sintetizzabile nello slogan Stay Hungry, Stay Foolish. Che se voi andate ad analizzare bene questo slogan, è pazzesco. Perché in buona sostanza quello slogan vi dice, prima di tutto dice Stay Hungry, in accezione positiva, quindi siate affamati, quindi in buona sostanza vi dice, anche se non avete niente, anche se vi hanno rubato tutto e quindi conseguentemente siete affamati, siate felici di essere affamati. E la seconda parte dice stay foolish,
Siate creativi, che in buona sostanza è inventatevi qualcosa. Cioè, nonostante vi hanno rubato tutto, nonostante non avete niente, nonostante non avete un futuro, siate contenti e vivete di espedienti. Allora, il discorso messo così ha un'altra concezione, ma io ci voglio dare ugualmente un aspetto positivo. Perché? Perché questo mi consente di dare nuova dignità, anzi, primigenia dignità, a una serie di nuovi mestieri che, così, di primo acchito invece voi tendereste a sottovalutare. Mestieri che fanno più o meno così. La 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 hey 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 la 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 hey hey hey. Chiedere l'elemosina davanti a un supermercato è un mestiere come un altro, certo non in senso lato. Ci sono orari da rispettare, luoghi di lavoro in cui arrivare, sempre a contatto con la gente, essere sempre sorridente. Devi saper lavorare in team e esperto di problem solving, se sai l'inglese anche meglio, un campione di brainstorming. Ti chiederanno quanti soldi fai in un giorno, ti diranno che non paghi le tasse, ti racconteranno che loro si sono fatti il matto e poi se ne andranno. Senza darti un cazzo. Ehi, ehi, ehi! Davanti al supermercato ci si bagna con la pioggia, ci si asciuga con il vento, ci si brucia con il caldo di un agosto maledetto se lo passi sull'asfalto. Al parcheggio del supermercato devi intercettare che spinge il carrello, chi cerca di non farsi notare, conquistarne la fiducia con un ciambello. Più ingegnoso suona la chitarra, quanta casa sempre può amarli. Fai giamaicano anche se un senegalese che tanto in Italia, figuriamoci, non ha mai capito la differenza tra un giapponese e un cinese. Ehi, ehi, ehi! Ho un amico che fa il broker finanziario, orari da rispettare, sempre a contatto con la gente, perennemente sorridente. Adora lavorare in team, è dinamico e problem solver. Sa le lingue ma il confronto, gioca di squadra ma il proprio tornaconto. È un gran lavoratore, fa un sacco di soldi al giorno, certo magari un po' di nero, ma la gente, tanta gente si fida, gli affida. Il TFR in Ehi, ehi, ehi! Lui lavora 13 mesi all'anno, 8 giorni alla settimana, certo magari nel fine settimana si concede giusto una puttana, guida il SUV il cui modello comincia sicuramente per X, ha il nodo della cravatta grossa e saluta tutti con un ciambello. Ascolta il reggaeton, muove l'anga come un cubano, balla latino americano, ma sa benissimo che in Italia quel che conta non è certo il latino quanto piuttosto fare l'America. Ehi, ehi, ehi! Ehi, ehi, ehi! Questa è la storia di un broker, un milione di volte più bravo di un accattone, perché uno aspira solo ad un euro, l'altro ne soffia un milione. Questa era la parabola, no? Perché in qualunque Bibbia che si rispetti ci vuole la parabola, e questa era la parabola di Lazzaro e del ricco e Pulone. Però adesso arriviamo, perché stiamo arrivando alla fine del concerto, arriviamo quasi alla fine, quasi, 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 ma guarda, l'emozione si può anche non interrompere, semplicemente acquistando il breviario di teologia dadaista di Porfirio Rubirosa and his band al volgare di insipiente prezzo di 10 euro. Ma tu che mi piaci molto e saresti perfetta con un piatto di fave dell'ottimo Chianti,
potrei anche farti uno sconto a 9,90€. Allora, detto questo, arriviamo al clou. Chi è il personaggio principale della Bibbia? Questo non potete non saperlo. Chi è il personaggio principale? Dio a parte. Dai, dovete impegnarvi, se no vi mando dietro la lavagna. Il personaggio principale è Gesù. Riccardo, è Gesù. Jesus. No, Dio, perché sono diversi. Allora, da un punto di vista filologico, gnoseologico e forse etologico, Gesù è il personaggio principale. Allora, però, certe religioni dicono che Gesù, il figlio di Dio, è uno solo. Per altre, invece, ci sono stati parecchi Gesù, perché in buona sostanza Gesù è come se fosse un profeta. E io in questo momento voglio così aderire a questa visione e vi racconterò pertanto la storia di un Gesù contemporaneo, di un Gesù consumista. Vi racconterò la storia dell'omino biscottino, la storia di un Gesù friabile. C'era una volta l'omino biscottino, col suo colorito giallo paglierino, aveva le labbra di un rosso rubino e piangendo pensava al suo triste destino. Una notte di dicembre lui venne sfornato assieme alla moglie e ad un figlio menomato che in fase di cottura si ritrovò una gamba rotta. Fu così che divenne parte di una fregolotta. Perché piangi? Ridi in faccia alla vita. Che il Natale lenisce ogni ferita. Assieme al suo amore fu esposto in vetrina, finché il fato non prese le sembianze di una bambina. Mamma, ti prego, ti scongiuro, la voglio. Fu così che non si seppe più nulla della moglie. L'omino ora è solo, la sua famiglia è distrutta. Guardalo com'è triste accanto alla torta di frutta. Perché piangi? Ridi in faccia alla vita. Ed arriva gennaio, assieme allo sguardo indifferente del fornaio, che si posa proprio sull'omino biscottino, unico invenduto di tutto il magazzino. Così che il suo destino si compie una sera, sul fondo di una pattumiera. Ora sei lì che piangi, pensa pure un poco alla carne che mangi. Se per un biscotto ora sei lì che piangi, pensa pure un poco alla carne che mangi. Se per un biscotto ora sei lì che piangi, pensa pure un poco alla carne che mangi. Se per un biscotto ora sei lì che piangi, pensa pure un poco alla carne che mangi. Se per un biscotto ora sei lì che piangi, pensa pure un poco alla carne che mangi. Se per un biscotto ora sei lì che piangi, pensa pure un poco alla carne che mangi. Lo so, in questo momento state pensando, ma guarda quello stronzo che rompe i coglioni sul cibo, ognuno vuole mangia quello che vuole, ed avete ragionissima. Io rispetto qualunque forma di alimentazione. Io per esempio personalmente non mi nutro di carne, ma perché mi dispiace per gli animali, mi dispiace ucciderli. Pensandoci bene potrei bypassare il problema alimentandomi, vero Andy Man, forse solo di animali morti di morte naturale. In questo modo risolverei tranquillamente il problema. Ma non ha importanza, perché quello che ha veramente importanza, e in un certo senso è legato proprio con questo concetto, è probabilmente la cosa più importante, la cosa che più ci sta a cuore.
e che si presenta ogni anno attorno ad aprile-maggio, forse anche prima, vero, sì, anche, vero Drugo? Sì. Forse anche a marzo. E la cosa più importante nella vita di un uomo non è la religione. La cosa più importante è la prova costume. Inverno la sveglia suona le sette, se me la dimentico la mamma me la mette, una ricca colazione in pigiama e ciabatte, pane, burro, marmellata con il caffè latte, poi mi lavo i denti con lo spazzolino, il collusorio, scelgo la cravatta più sergente del mio repertorio, poi controllo che la giacca sia stirata bene, perché all'eleganza mamma dice che ci tiene, ma in vacanza le spadriglia spammele tenere, con la suola in corda io le preferisco nere, la prima prova costruita il 7 di gennaio, un penosa o provvedo qui sfondo l'abraio, meno cassiani animali, limitare i carboidrati, 5 kg almeno vanno di sicuro eliminati, praticare anche lo sport va bene un po' di moto, tutte quante le altre scarpe vanno escluse in toto, calcio, pallavolo, basket, diverrò un campione, ma il problema calzature che si ripropone, perché le spadriglias devo farmele tenere, con la suola in corda io le preferisco nere, spa spa spa, e spadriglias, spa spa spa, e spadriglias, spa spa spa, e spadriglias, non ti sognare di riuscirmele a levare. Stasera alle 21 avevo appuntamento con la bionda conosciuta nel tamponamento. Siamo andati nella nuova pizzeria sul lungomare, quella con i granchi ai muri e le reti per pescare. Dubavamo che pareva fossimo piccioni mentre mangiavamo la pizza a quattro stagioni. Ma come Berruti sono corso a casa dopo il tutto, perché il pomodoro le mie scarpe aveva punto. Io le mie spadriglias le tengo sempre pulite, di colore nero meglio ancora se antracite. Spa, 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 e spadriglias, spa, 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 e spadriglias, spa, 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 e spadriglias, non ti sognare di riuscirmele a levare. Mamma, non ho più l'età, però ti dico in verità che ha ragione o ha torto, le mie spadriglias non le levo manco morto. Spa, 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 e spadriglias, spa, 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 e spadriglias, spa, 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 e spadriglias, non ti sognare di riuscirmele a levare. Spa, 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 e spadriglias, spa, 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 e spadriglias, spa, 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 e spadriglias, non ti sognare di riuscirmele a levare. Chiesti perché negli ultimi anni, negli ultimi 10-15 anni, ci siamo riempiti il corpo di tatuaggi. Fino a 20 anni fa i tatuaggi erano molto di meno, ma mia madre a una certa età mi dice, diceva che i tatuaggi ce li avevano solo i carcerati e le prostitute. Adesso invece ce li abbiamo tutti. E allora io una risposta me la sono data. Io credo che in un mondo così relativo, io credo che in un mondo nel quale tutti hanno ragione e nel quale chiunque abbia un'idea ha anche i dati per sostenere questa idea, dati statistici, personalità che appoggiano quello che dice, in cui ci sono solo verità, un mondo, come diceva Bauman, talmente liquido da essere inafferrabile, l'unica cosa che ci è rimasta di concreta probabilmente è il corpo.
L'unica cosa che siamo in grado di sentire è il corpo, lo possiamo afferrare, lo possiamo tenere. E quindi scrivere sul corpo è forse un modo per avere qualche cosa di concreto. E forse è per questo che facciamo CrossFit, forse è per questo che facciamo le diete. Perché a un certo punto abbiamo cominciato a sostituire la religione dello spirito con la religione del corpo. Le dita fusolate senza un filo di sangue. A 24 anni ho smesso anche di bestemmiare. Se tutto va come previsto, un posto proprio accanto al Signore. Io starò facendo abbastanza per essere a tua immagine e somiglianza. Ne ho detto addio alla sigaretta, adesso solamente tanta dieta, corsa e bicicletta. Da quando avevo 35 anni io non tocco più carne, partecipo delle vicende personali anche di un verme. Io starò facendo abbastanza per essere a tua immagine e somiglianza. Seduto in auto e sono in coda per strada. A 40 anni con gli alcolici ho detto stop. Ora le mie analisi del sangue hanno valori al top. Io starò facendo abbastanza per essere a tua immagine e somiglianza. Che Dio sia tutta questa perfezione, se poi metti in preventivo che ti induca in tentazione, più mi guardo e mi convinco che sia maturato il tempo che una nuova religione scenda finalmente in campo, e dopo tutto basta poco, un percorso come il mio. Buonasera, mi presento. Sono il vostro nuovo Dio. L'acqua, il fuoco, la terra, il sole, la luce, il buio, il bene, il male, immerso totalmente nella vita naturale. Tutto era uno, ma per l'uomo era duale. La paura, lo stupore, la forza degli elementi. Poi venne la fede e un po' meno i ragionamenti. Abbiamo avuto sacerdoti e stregoni più furbi, e ancora invochiamo ad alta voce il mio Anubi. Sono stato un reietto e col popolo eletto ho sacrificato anche mio figlio prediletto. Conosciuto me stesso con l'indagine e la pratica, retorica, platonica, razio socratica. Ho scoperto geometria e matematica, cercando del divino, ma usando la logica. Sono stato Cristo, Bruno, Galilei e Copernico, il mistico, lo stoico, l'ateo, l'agnostico, umanista, specista, pratico, pragmatista. Mille anni di vuoto per fare da apripista al ritorno dei positivi e dal progresso. Uomo futurista, spinto all'eccesso con il materialismo e le sue sovrastrutture, i soggetti economici e le loro brutture, fino al declino della trascendenza, diventando me stesso in volontà di potenza, nichilista al di là del bene e del male, trovando felicità nella libertà totale, esistenzialista solo di fronte alla morte, rivoluzioni fallite, la scuola di Francoforte, sentendomi di esistere nella mia identità, nella dialettica ho trovato la mia verità, vivendo per me stesso in me stesso.
distaccato dagli altri, tra gli altri immerso, lottato di classe delle masse e speranze pilotate da chi le mani come me non se le mai sporcate. Razza, nazione, nuovi miti in erezione, l'uomo forte al comando con l'imposizione. Deve essere diffuso l'affermazione di un nuovo uomo, l'illuso, ubriaco di opportunità e libertà, sognava gli uomini e la loro unità. Beat Generation, Flower Power, per disgregare tutto da punk rocker. Ma Dio è sempre stato qui, e io potrei anche esserlo, se non vedo chi. Porfirio Rubirosa and his band da Venezia. Allora, siamo arrivati alla fine. Se me lo dici così, come dire, se me lo dici così, Riccardo, mi fai andare via di testa. Però, allora, intanto dobbiamo seguire la scaletta dice questo. La scaletta dice che siamo alla fine, come la scaletta della Bibbia. La scaletta della Bibbia, l'indice della Bibbia, l'ultimo capitolo dice che cosa? Che cosa c'è l'ultimo capitolo? Vi interrogo. Come finisce la Bibbia? Bravi, bravi, molto bravi. Allora, nel breviario di teologia dadaista, questo qui che potete acquistare a 10 euro alla fine del concerto, finisce con il giudizio universale. E secondo me, oggi il giudizio universale tratterebbe argomenti come questi. Siamo tutti morti, siamo cadaveri ambulanti, e anche se non lo diciamo, lo sappiamo tutti quanti, siamo tutti defunti, in pratica già estinti. E non ci salveranno Cristo, la Madonna e tutti i santi. Ci raccontiamo la bella bugia che una speranza ancora ci sia, e dopo i pesci, gli uccelli ormai, i prossimi in lista saremo. Allora sai che vi dico, io mi faccio una media e scrivo pure questo su Wikipedia. Dio è così fresca da fare invidia. Sì, avete ragione, si dice Wikipedia. Figli nell'illusione che andrà un po' meglio, ci cercheremo nuove mogli, faremo meglio dei conigli. Dimenticavo, non toglietemi la carne, perché le proteine animali sono essenziali per me, così sarò più sano, una persona migliore. Il bersaglio perfetto del prossimo tumore. E allora sai che vi dico, io mi faccio una media e scrivo pure questo su Wikipedia. Dio è così fresca da fare invidia. Sì, avete ragione, si dice media. Cerchiamo nuovi mondi, nuovi pianeti, su cui spruzzare i nostri gametti, perché in fondo, ci siamo arresi, ma l'universo l'han già comprato i cinesi. Thank you.
Oro, che carico che ero. Bene. Lo spettacolo sarebbe finito, ma se mettiamo da parte squallide e volgari pantomime del tipo, come dire, che io cerco di insistere affinché mi invitiate a fare un ultimo brano, potrei fare un ultimo brano. Ah, vedi le tinte pastello che, con le quali ti è... Potrei anche dirvi che il prosieguo lo potete ascoltare sui vostri lettori CD, sui vostri MP3, sulle vostre cose, lì, con il CD di Porfirio Virosa, ma questo magari lo diciamo dopo. Ok, allora, ci sto. Facciamo un ultimo pezzo, e la cosa bellissima, sapete qual è? Che l'ultimo pezzo finirà in maniera estremamente religiosa. Estremamente, ma veramente religiosa. Allora, il pezzo fa così. Andy Mann. Del problema immigrazione, ma oggi non mi va. Di pochi fondi per cultura e istruzione, ma oggi non mi va. Potrei scherzare su Draghi, su Salvini, ma oggi non mi va. Potrei parlarvi di tre tipi di vaccini, ma oggi non mi va. Del problema immigrazione, ma oggi non mi va. Potrei cantare del problema inquinamento, ma oggi non mi va. Potrei cantare dei ghiacci e poli e il loro scioglimento, ma oggi non mi va. Potrei incazzarmi che fa sempre un caldo boia, ma oggi non mi va. Dovrei far far la pulizia della caldaia, ma oggi non mi va. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Selfie da postare nel profilo, ma oggi non mi va. Mostrare a tutti che son sempre un gran bel figo, ma oggi non mi va. Potrei girare il video di un'impresa estrema, ma oggi non mi va. O più semplicemente di una faccia scema, ma oggi non mi va. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dovrei nutrirmi solo di alimenti sani, ma oggi non mi va. Dicono che i cinesi mangiano anche i cani e questo non mi va. Di carne di cavallo noi ne andiamo ghiotti e questo dai si sa.
ditelo agli inglesi che strabuzzan gli occhi, che proprio non gli va. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mia nonna dice di passarla a salutare, ma oggi non mi va. Sarò come una prefica al suo funerale e la gente lo vedrà. Io lascerò tutto in beneficenza quando infine Dio mi prenderà. Per ora neanche un euro ai poveri per strada, che il domani chi lo sa. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dovrei cantare della vita oltre la morte, ma oggi non mi va. Potrei imparare anche a suonare il pianoforte, ma oggi non mi va. Potrei cantare una canzone sull'amore e l'emozione che ti dà, sulle risposte alle domande che da tanto tempo ti ponevi già. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Oggi voglio stare solo a letto. Non chiedetemi d'alzarmi, andrò solo qualche volta al gabinetto a pisciar seduto, a pensare al da farsi, a scaccolarmi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ok, vai, allora, adesso facciamo un esperimento. Prendiamo un qualche cosa dalla religione, però lo utilizziamo a nostro uso e consumo. Ma non andremo a prendere la religione cattolica, non andremo a prendere i musulmani, no. Ho deciso, peschiamo a caso, peschiamo a caso, peschiamo a caso, prendiamo gli Hare Krishna. Gli Hare Krishna. Allora, gli Hare Krishna hanno questa cosa che cantando ripetutamente un loro mantra, no? Ripetendolo, questa cosa dovrebbe avere delle finalità di vibrazione per cui dovremmo andare verso un mondo superiore. Ora ci proviamo. Allora, gli Hare Krishna funziona così. Praticamente c'è il guru che canta la frase e poi tutti insieme la si ricanta. Ci proviamo. Ci proviamo? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Alzatevi da quelle sedie di merda! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porfirio Rubirosa and his band! Pastafarian and the man! Io sono un il Drugo Arcureo! Ma la genialità è nata insieme a me, Mr. Kruger Free! Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Dimenticavo! Infinini Porfirio Rubirosa! Non applaudite a questo, merda, non avete applaudito un cazzo! Ferma questa sigla! Ok, allora vi dico una cosa importante, vi chiedo la massima concentrazione. State parlando, non mi state ascoltando, vi chiedo solo pochi secondi di attenzione, non troppi. E loro continuano a parlare, cioè è una roba incredibile. Chiedo un po' di attenzione, scusate. Allora, io vi chiedo solo questo. Se questo spettacolo vi è piaciuto, vi chiedo per favore di andare da tutti i vostri amici e da tutti i vostri parenti e dire loro di venire a vedere Porfirio Rubirosa. Ma soprattutto, se questo spettacolo vi ha fatto cagare, vi chiedo per favore di andare da tutti i vostri amici e da tutti i vostri parenti e dire loro di venire a vedere Porfirio Rubirosa, perché non vorrete mica essere stati gli unici ad esservela beccata nel culo. Ciao! È vero, tieni su, dimenticavo Dio! Allora, all'inizio dello spettacolo vi avevo detto che alza questa sigla per Dio! Ma la genialità! Vi avevo detto è nata insieme che vi avrei dato prova dell'esistenza di Dio! Vi avrei detto che Dio era qua dentro! Che vuoi, e voi avete avuto la pazienza di rimanere! Io mi non mi guardare così che sei arrivata dopo tu!
avete avuto la pazienza di rimanere e io ora adesso Dio ve lo mostro. Siete pronti? Eccolo! Eccolo qua Dio! Eccolo qua! Questo è Dio! Eccolo qua! Eccolo qua Dio! Eccolo qua! Questo è Dio! Eccolo qua! Questo è Dio! Questo è Dio! In una stanza di tre muri tengo il pubblico il con CD, me vergognosi. Sono di un abisso oscuro col mio track e coi miei tic e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me e parlo e piango e riderò del personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune, io sono un istrione a cui la scena la giusta dimensione.
Thank you.
Eccoci qua di nuovo, bellissimo concerto. Padre Ken e dormint. No, ho fatto un incubo. Che incubo? È un mondo senza religioni, senza sette, senza guru da strapazzo, un incubo. Era un incubo. Era un incubo perché sarebbe stato un mondo senza Cinepan Blasfemi, il festival della blasfemia, eh. Senti che ruffianata che ti ho fatto. Tra l'altro poi noi che cazzo di canali avevamo, senza, mondo senza religione? Facevamo niente su internet. Cioè come facevo io a essere diffidato dagli Hare Krishna se il non c'erano? Il male ci vuole, perché senza il male non esisterebbe il bene. Capite? Ma senza il bene esisterebbe il male? Chi lo sa. Quindi in realtà gli facciamo comodo anche noi, sì, allora. Siamo... No, mi accontenterei però. Cioè, vita di medio, senza di tragedie. Medio, Ma commentiamo questo bellissimo spettacolo appena concluso di Porfirio, non è bellissimo? Io infatti mi volevo allacciare perché l'ultima canzone è stata bellissima, anche loro hanno cantato il mantra degli Hare Krishna, che è stata una cosa bellissima. Bello. Io mi ricordo che ci abbiamo preso proprio la diffida, che noi cantavamo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Però, che ha detto che la Bibbia finisce con l'Apocalisse. Non è vero? E finisce col prezzo. È tutto il significato è lì. Cioè tu, la Bibbia giri, c'è il prezzo, non c'è bisogno neanche che la apri, il significato è solo quello. Sì, infatti, so quei 5, 6, 7 esatto, numeri. E più è di lusso, più numeri ti chiedono, perché dici, sai... E i soldi sono sempre la chiave. Bellissimo, e comunque per me questa serata è stata un incitamento al reato, perché voglio rubare il taglier di... il completo di Porfirio. Che a sua volta è stato preso da un morto. E Celeste, lo voglio proprio, con tutte le mie forze. Sono sicura che mi sta benissimo. Ti sta bene, secondo me pure. Pure secondo me. Ti dà quel taglio. Noi non siamo mai stati vicini in questi... È vero, è una postazione insolita. Ma senti nel divano dei vicini? Lo sai? È vero, vedi, è la prima volta che siamo, però siamo stati a pranzo seduti vicini. Cioè. Però è un'emozione davanti alle telecamere. Sì, ci siamo schizzettati di vino assieme. C'è una marcia in più davanti alle telecamere. È vero. Che ci ha lanciato Padre Kane il vino benedetto così la platea, la tavola. Oggi a pranzo Padre Kane ha dato sfoggio delle sue doti. Le mie abilità amanuense. Vinatorie. Detto questo, visto che ormai è tardi, direi di andare in chiusura. Domani ultimissima diretta domani mattina, mentre qui in studio saranno Padre Kane e AutoTube e ovviamente Riccardo in regia. Io e la nostra Spappessa. Ci farete da inviati? Sì, inviati speciali. E andremo al Palazzo delle Arti di Napoli. Pan, dove vedremo tutta quest'arte blasfema. Sì, la mostra. Che hanno tanto criticato, non è vero, in realtà è stato un successone. No, in realtà la verità è che è stato proprio un successone. Cioè, e alla fine Abel viene. E farà la performance? Farà la performance. Domani mattina? Non domani mattina. Le facciamo fare domani mattina? No, ciao, non c'è, è in Spagna. Beh, se volete vederla, venite giovedì, la fate con un cellulare. Va bene. Andate su Facebook e... Va bene. Detto questo, che dire? A questo punto io manderei in chiusura anche la live di oggi. Buonanotte a Baraccherei, tutti. Baraccherei, baracca burattini, pupazzetti, puffi, dei e robe varie. Sì, tutto quello che è nella fantasia adesso. Buonanotte, sognate bene. E grazie a tutti. A domani verso le 10. Verso le 10, quindi una sveglia un po' prima e noi saremo in live. Buonanotte a tutti e grazie per essere stati con noi fino a quest'ora. Buonanotte. Ciao. Thank you.